scriveva. Solo che io non capivo perché stavo qua a guardare, mi scriveva: guarda che non siete più in diretta. Io dicevo: ma perché no? Siamo in diretta. Poi però lo streaming è ripartito. Buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Radio Cigliano, buonanotte a tutti. Beh, l'importante è che sia successo all'inizio della trasmissione, perché adesso spero veramente che andiamo lisci. Sono le solite cose di Fasto e Beghe, ogni tanto mi ammazza. C'è James, c'è Matteo, c'è Vincenzo, c'è Flavia e tante persone che si sono collegate. Grazie ragazzi di essere con noi e grazie di partecipare a questa diretta. Vi ricordo che se volete potete condividere questo video qua, non quello iniziale, questo video qua sulla vostra pagina Facebook, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso il vostro consenso. Quindi mi raccomando, cercate di farci pubblicità come potete. 328-7948-796 il WhatsApp per essere super social con noi, per mandarci i vostri controselfie, come hanno già fatto alcuni amici che andiamo assolutamente a vedere. Allora, il primo selfie è un disegno che ha preparato per voi Paola D'Andrea, che è la vignettista della radio. Questo ovviamente è per Manuela, non ci sono cavoli. E questi, vedi come ti vede lei, circondata da tante amiche che ti hanno fatto compagnia per tutta la vita, vero Manuela? Da personaggi vari. Li riconosci? Io sì, io sì, ma voglio vedere se chi ci segue li riconosce. Ma loro sì, sicuramente, io no però, perché sono una pippa. No, allora, partiamo da in basso a destra chi c'è? In basso a destra quale destra? Alla destra del disegno. Quindi questa qui, allora in basso a destra credo che se ci siamo capiti è Bulma. Ok, questa Bulma, qui. Perfetto. E questa qua è proprio là. Identica, precisa, uguale. L'ha vedete? Fatta sputata, okay. Guarda, anche col ciuffo proprio, identica. Esatto. Poi in alto? Allora, sai che quella sopra mi coglie un po' impreparata? Ah, vedi, t'ha presa in castagna. Non so esattamente, Vabbè, mo ce lo dirà. Invece in basso a sinistra è la protagonista di Lisa e Seiya. Yes. Ok. Quella sopra secondo me è Miki di Piccoli Problemi di Cuore. Uh-huh. E niente, mi rimane sempre la quarta che non sono un po' indecisa. Guarda, e non, secondo me Paola adesso ce lo dirà. Mentre invece per Lorenzo, che bella, barbona. T'ha messo una barbona, t'ha fatto un barbona. Altri quattro. Partiamo da in alto a sinistra, quella specie di alieno, chi è? Dunque, dovrebbe essere Dororo. Dororo. Se non ricordo male, della serie di Keroro. Sotto a Dororo chi c'è? Sotto a Dororo, beh, insomma, c'è il cuoco per antonomasia, che è Sanji di One Piece. E poi invece in alto a destra? Invece, ecco, lì invece è un attimino più complicata la questione. Vabbè. Noè, e in basso a destra? Che posso aver fatto lì? Non li ricordo. Okay. No, non so, perché poi sai cos'è che Che ci, sono un po' caricaturizzati? Che sono in bianco e nero. Sì, è a vero. Volte ci aiutano il colore dei capelli. Il colore dei capelli è fondamentale, scusa. Sì. Esatto, anch'io. Perché ho la memoria di un criceto. È una delle maniere in cui io riconoscevo i vari personaggi dei cartoni animati, attraverso il colore dei capelli. Cioè Pietro forse che sta lottando. Pietro sta lottando col telefonino. Quello delle Miu Miu, forse. Ah, può essere. Il principe delle Miu Miu. Vedi? Mentre invece per Pietro, vabbè, questi li riconosco anch'io, Pietro che abbiamo perso di nuovo, oggi è tormentata ragazzi, oggi è tormentatissima questa diretta, spero di poter richiamare Pietro, così gli faccio vedere anche i suoi disegni. Vabbè, uno lo riconosco è Doraemon, l'altro lo riconosco è Coso Stella, e poi quello sotto vediamo. SpongeBob? SpongeBob, sì. Scusami, eccomi. Eccolo. Mi è caduto la 300ª volta il telefono. Sì, lo vedo. Senti un po', allora, e questo è invece il tuo disegno di Paola D'Andrea con, abbiamo Doraemon, Stella di SpongeBob, e poi il gatto invece chi è? Non ci vedo, perché è un po' opachino, un po', non lo vedo. Ah, non vedo Marrabbio qua a destra. Oh, ok, il papà è di Marrabbio, lì. Perfetto. E poi c'è un gatto. Sarà Meo? Non lo vedo? No? No. Ah, no! Il gatto delle Sailor Moon. Il gatto delle Sailor Moon, esattamente. Bene. Hanno mandato il controselfie al 328, questi qua, al 328-7948-796, dove vi invito a mandare i vostri controselfie, che spero, se non saranno immensi e infiniti, di riuscire a mandarli in onda durante la serata. Invece, il nostro amico Vincenzo, guardate che cosa fa. Questo è per Lorenzo. Vi mette insieme alle locandine di alcune cose che avete fatto. Proprio vi circonda delle locandine. Per Lorenzo abbiamo The Last Days of Us, Mafia 2, Uncharted 4, Naruto, Mafia 3, Ken il Guerriero, ovviamente Yu-Gi-Oh!, Il Vendicatore e Dragon Ball non so quale.
Questi sono quelli con cui ti vede circondato Vincenzo. Per Manuela ci stanno una serie di Dragon Vincenzo. Ball infiniti, praticamente. Poi c'è Naruto, Pokémon. Oddio, Lisa e Seiya, io sono molto pratico degli ultimi cartoni animati, e poi Alvin and the Chipmunks e Hitman. Esatto. Mentre invece questo è per Pietro, La maledizione della prima luna, I pirati dei Caraibi, 1, 2 e diversi pirati dei Caraibi, poi c'è Tasmania, SpongeBob il film, Extravaganza? Flick Extravaganza, un gattone un po' alla, come si dice, Garfield. Sì, un po' Garfield. Poi c'è Space Goofs, Doraemon e Pokémon. Questi sono gli amici dai quali vi vede circondati. Sono molto creativi i nostri amici, quindi bravi, perché io non sono capace di fare nulla di tutto questo ed è bello essere. Ma insomma, ragazzi, a parte questo, avete anche voi ricominciato a lavorare come ho ricominciato io? Com'è a Milano la situazione lavorativa? Lorenzo? Sì, pian pianino, molto chiaramente, comodo. Come tu ben sai, la situazione evolve giorno per giorno, per cui anche in base alle garanzie che abbiamo a livello di salute, insomma, noi ci muoviamo, decidiamo di ricominciare a lavorare in uno studio piuttosto che in un altro, però è chiaro che è tutto molto strano, è molto particolare vedersi, non potersi abbracciare, insomma, questa è una realtà ormai che sono più di 2 mesi ormai che ci riguarda, però soprattutto nel nostro ambiente, dove in fondo ci conosciamo un po' tutti, insomma, in linea di massima, e dico in linea di massima, siamo quasi tutti amici. E dove l'abbraccio per noi è sempre fondamentale. Io oggi ero al turno, c'è stava Eleonora Reti, Simone D'Andrea, tanta gente, stavo lì, proprio viene, non si può, capito? Come un respingente che ti non butta so, indietro. Non so lì, ma noi adesso facciamo... Così. E poi io dico sempre questo, ma se tutti ci dicono di starnutire nella piega del braccio, non è che poi un po' di starnuto va davanti e poi quando ti tocco così ti contagio proprio col braccio? No, non lo so. La camicia del golf fanno schifo dopo un po'. Sì, è vero, perché le hai smocciolati tutti, è un disastro. Vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo abituarci a una nuova vita, ragazzi. È un po' tutto ricominciato, no? Stiamo un po' col restart. Io un po', come dico anche alle mie figlie, ma a tutti quanti, abbiamo visto il prima, adesso dovremo creare il dopo e far sì che questo dopo prenda corpo, e chissà che diventerà e chissà come sarà. Lo scopriremo, come diceva il cantautore, solo vivendo, veramente. Allora, vi ricordo anche che avete un'app a disposizione, Radio Cigliano, potete scaricarla per il vostro telefonino, iOS o Android, quello che volete, e siamo anche su Instagram e su YouTube in diretta da tutte le parti, quindi mi raccomando, mettete un like da tutte le parti, iscrivetevi, siamo tantissimi stasera, ma vogliamo essere ancora di più, quindi spread the voice, come dicono gli americani, come dicono gli anglofoni, diffondete il verbo, perché in questa maniera potremmo essere veramente tanti. Allora, io voglio iniziare a conoscere però Emanuela, Lorenzo e Pietro anche dal punto di vista musicale, perché io penso sempre che la musica condisca pesantemente l'anima di noi artisti soprattutto. Emanuela, una vita senza musica, tu la potresti immaginare? No, ma assolutamente no, però considera anche che penso che a volte il silenzio sia musica, per cui a volte ci sono dei momenti in cui ho bisogno veramente di avere il silenzio intorno, che però non è silenzio, quindi è musicale anche quello. È particolare, vero? È una cosa un po' particolare, però insomma noi abbiamo la musica dentro. Io non lo so se Lorenzo, a te ti capita che ne so, stai in macchina, stai andando da qualche parte e sulla radio ti parte una musica e ti evoca un ricordo, un profumo, una cosa che è successa nella vita? E te la pongo all'opposto, nel senso che io ad ogni musica collego un ricordo, un momento della mia vita, o comunque in ogni momento della mia vita, ad ogni momento della mia vita associo una musica particolare, per cui diciamo che io normalmente, girando spessissimo in scooter e molto poco in macchina, e penso che tu mi capisca. Sì, no, io vado con la macchina, però non ascolto capisco. Tanto la radio, ascolto le mie collezioni, le playlist, per cui è un continuo viaggiare, devo stare spesso attento a non distrarmi, perché poi ovviamente la musica strada bisogna guidare, non bisogna distrarsi, quindi
però è un continuo ascoltare musica che conosco e che mi sono preparato per conto mio. Quindi Pietro, anche per te la musica è una cosa importante, una parte, non è un corollario, è una cosa non si può stare senza. La musica è una delle cose che mi dà più gioia in assoluto. Poi la musica cantata. Io vado a lezione di canto, non dico da quando ero bambino, ma più o meno. Sono l'allievo più vecchio di una mia insegnante che ha formato una scuola. Ci sono 15 anni, 16 anni e poi ci sono io che sono il nonno o il bisnonno di tutti quelli che sono lì. E mi piace, ho cominciato a fare canto lirico e poi adesso mi fanno cantare pure il pop. Per cui... Pop di che tipo? Sì. Aspetta che voglio sapere. Tipo? Ah, tipo, per esempio, ti ho messo dentro un pezzo di Galli che mi hanno assegnato, che è quanto di più lontano da me. La mia insegnante mi ha messo questo pezzo di Galli, che però mi è piaciuto, perché poi quando le fai le cose ci entri dentro. È vero, è vero. Se c'è passione... E mi fa fare delle robe urlate assolutamente anche da metallaro, piuttosto che... Perché tanto non vado se vado in alto o in basso, ho un range abbastanza largo e poi vado dove vado. È un po' quello che ci frega a noi nel nostro mestiere, no? Che siccome lo facciamo con passione, poi magari passiamo sopra tante di quelle cose su cui non dovremmo passare sopra per niente, dovremmo essere più professionali, più rigidi, e invece lasciamo perdere perché il lavoro ci piace, perché comunque siamo compenetrati nel lavoro, e così è. Allora, chi dei tre vuole cominciare? Poi manterremo quest'ordine per tutta la puntata, ma chi è il primo che vuole mettere il brano musicale? Io direi che prima di tutti, Pietro, diamo la precedenza a Manuela, no? Io direi di sì. Cavalieri? Cavalieri assolutamente. Cavalieri, sì, infatti, è evocativo tutto qua stasera, ragazzi. Qualsiasi parola diciamo è evocativa, veramente in maniera pazzesca. Allora, Emanuela, dimmi il numero della canzone che vuoi mettere. La numero due. Perfetto, allora io ti do la telecamera. Emanuela, perché hai portato questa canzone questa sera dopo cena con? Allora, perché questa canzone mi fa tanto estate, mi fa tanto discoteca al mare, discoteca estiva, magari sotto il cielo con gli amici e voglia di divertirsi, di scatenarsi con leggerezza. Questa è una canzone, che un pezzo che io ho scoperto e posso ascoltarla a loop magari per 5, 10, 20 volte, no? In un giorno a loop proprio, perché è una musica che comunque è un pezzo che mi dà comunque carica, energia. Sono quei pezzi che ti ricaricano, ti mettono proprio una forza, un'energia addosso che l'ascolti 20 volte e poi esce e spacchi il mondo. Ecco. E allora sapete che cosa facciamo adesso? Spacchiamo il mondo insieme a Emanuela Pacotto con un pezzo del 2019. Da quante volte l'avete sentito in radio? E una marea! Medusa, Back Hill e Good Boys con Lose Control in diretta su Radio Cigliano. Sapete che qua dobbiamo abbassare la musica, ma se chi è nuovo della trasmissione sa che se volete ascoltare le canzoni che ci stanno portando, che ci evocano qualcosa, che evocano soprattutto qualcosa ai nostri ospiti, potete scaricare l'app Radio Cigliano e lì le trovate pulite, pulite, pulite. Allora, Emanuela, come sei arrivata tu al doppiaggio? Qual è stato il percorso che ti ha portata per la prima volta in una sala di doppiaggio? Allora, io ci sono arrivata in maniera del tutto casuale, nel senso che non pensavo al doppiaggio come mestiere, però mi è capitato di dovermi doppiare in un telefilm, nel mitico telefilm degli anni 80 di Love Milicia, che mi vedeva fra i protagonisti e... Per diversi motivi, insomma, ho dovuto doppiare me stessa in questo telefilm. E quindi è stata la prima volta che sono entrata in sala di doppiaggio per imparare tecnicamente il mestiere del doppiatore. Io ero comunque attrice, diplomata attrice all'Accademia d'Arte dei Filodrammatici, però non avevo mai pensato al doppiaggio, quindi non sapevo cosa fosse tecnicamente il doppiaggio. E com'è stato il primo impatto? Cioè, la prima volta che sei entrata in una sala di doppiaggio hai pensato questi sono tutti matti o che cosa ti uscì? Qual è il discorso che... No, sai cos'è? Che il discorso che facevi anche tu prima, che noi come artisti, come attori, cioè... E per noi è tutto un po' naturale, perché continuiamo a giocare, no? E quindi quando mi sono trovata la prima volta davanti al leggio, tra l'altro la prima cosa doppiata, perché chiaramente prima di doppiare me stessa dovevo in qualche modo imparare la tecnica,
ho doppiato un piccolo pony nella primissima serie dei My Little Pony, quindi mi sono trovata davanti sto cavallino e niente, cioè lo quindi vedi anche immediatamente in testa, ti scatta una voce, una caratterizzazione e giochi con lui, ecco. Quindi ha dovuto iniziare con una neanche con la voce tua naturale, proprio con una piccola caratterizzazione, giocando, proprio facendo il gioco. Sì, sì. Tra l'altro, quando poi io mi sono trovata a doppiare me stessa, per me è stata, come ti dicevo, la cosa più normale del mondo. Ma io mi ricordo che il direttore, perché io ho detto, vabbè, cioè è me stessa, cioè sto doppiando me stessa, l'ho fatto, lo rifaccio. Certo. E invece il direttore mi spiegava che invece molte volte gli attori non sono capaci, cioè trovano più difficoltà a doppiare se stessi. Aspetta un secondo. Che non a doppiare. Aspetta un secondo che disannuncio. Aspetta un attimo. Medusa, Becky Hill e Good Boys, Lose Control è il primo pezzo che Emanuela Pacotto porta come per conoscerla anche musicalmente a Dopo Cena con alle 21:23. E siete in diretta su Radio Cigliano. Stavo facendo un bel discorso, stavi dicendo, stavo ricostruendo la maniera in cui Emanuela è entrata nella sala di doppiaggio e lei ha detto che era per doppiare se stessa, essendo attrice, aveva fatto un ruolo in Kiss Milicia e quindi si era dovuta doppiare. Ma poi il direttore le ha detto che doppiarsi è più difficile che doppiare un altro, è vero Emanuela? Ma nel senso, ti dico, io invece l'ho trovato la cosa più semplice del mondo, nel senso che ho detto vabbè, ce l'ho fatto io e lo rifaccio. E invece mi spiegavano che a volte per degli attori, che magari non so, io sono attori in una fiction e poi si devono ridoppiare, è più complicato che non doppiare un altro personaggio. Vedi? E quindi non lo so, io, per me è stato semplice, facile, più semplice, sì, istintivo. Però evidentemente non è sempre così. Pietro, a te è capitato di doppiarti in qualcosa, di doppiare te stesso in qualcosa che hai fatto? No, mi è capitato di dover doppiare della stessa serie Kiss Milicia, eccetera, eccetera, un personaggio, un attore che interpretava il personaggio di Marrabbio, e però le voci dovevano essere quelle del cartone, per cui io doppiavo italiano su italiano un attore che si chiama Salvatore Landolina. E italiano su italiano, lui gli rodeva parecchio di non doppiarsi da solo. Immagino. E parlava velocissimo, faceva dei giochi con la bocca, inciampava con le parole. Andargli dietro è stato un esercizio notevole, devo dire. Perché poi sull'italiano è stato straordinario, lo dico, sì, è me stato lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Tra l'altro sull'italiano è veramente complicato, perché sul labiale dell'americano, del cinese, di quello che vi pare, impapocchi. Mentre il labiale dell'italiano, che si muove esattamente come, che tu devi mettere le parole in bocca con la stessa velocità, con la stessa impuntatura, con la stessa allungamento di una parola o accorciamento, sincopi oppure altre, insomma è complicatissimo doppiare dall'italiano. Vero. E infatti io una cosa, un esercizio che facevo quando andavo negli studi a fare ciao ciao e bim bum bam, quando non toccava a me che stavo in regia, guardavo gli schermi con altre trasmissioni anche in giro per il mondo, che erano tutti mutati per non creare confusione. Certo. Ma e gli parlavo sopra inventando e sparando cazzate sulle bocche degli altri. Vabbè, però insomma, certo. questo significa che Pietro Baldi il doppiaggio ce l'ha veramente nel sangue. Lo fa 24 ore su 24. Sì, non si smette mai. Secondo me anche il telegiornale fra un po' doppia Pietro. quando ho cominciato che facevo i cartoni, doppiavo nell'anello, se c'erano 5 persone le doppiavo tutte. Sì. Poi ho detto basta perché non capisco più un cazzo, per cui... È vero, però devo dire che all'inizio si faceva, io mi ricordo proprio ai tempi di Cani il Guerriero, e signore e signori, scusatemi, ma io voglio ricordare che Lorenzo Scattorin è stato un altro Cani il Guerriero insieme a me, siamo 3 i Cani il Guerriero accreditati, quelli che abbiamo fatto di più, noi 2 e Massimo De Ambrosis, che ha fatto gli OAV, se non mi ricordo male. Tu hai fatto i film e lui ha fatto gli OAV e io ho fatto la serie. Senta, quindi insomma, come dicevo in una storia che ho fatto stasera, doppio Kenshiro, ma non perché lo doppiamo in trasmissione, perché ci sono 2 Kenshiro, che è un po' una cosa strana, una cosa particolare. Però insomma, è passione che ci portiamo dietro e che ci ha portati anche a crescere, perché poi, come dico sempre io, non si smette mai di imparare. Io ogni volta che vado al turno, anche a
54 anni, imparo qualche cosa e quando torno a casa ho sempre un arricchimento, secondo me, della mia arte, della mia maniera di interagire, perché poi è brutto anche essere forse spocchiosi e dire no, ormai lo so fare, lo so marcio. No, non sai marcio niente, ogni ruolo è nuovo, ogni cosa è nuova, ogni la recitazione è in evoluzione, la recitazione degli anni 70 è diversa da quella degli anni 2000 e 2020, quindi insomma è bello, è un mestiere che ci dà la possibilità di stare sul pezzo sempre, secondo me, di non stancarci mai, veramente. Allora, io devo lanciare la domanda facile per la telefonata, perché uno di voi solo su WhatsApp al 3287948796, quindi memorizzatelo sul telefonino e mandate la risposta su WhatsApp, lo chiamerò anche su WhatsApp, quindi abbiate una buona connessione, e potrà vincere una telefonata con i nostri ospiti. Io mi vado a posizionare all'ultimo messaggio che è arrivato, in maniera che siamo precisi, e a questo punto vi faccio anche vedere che cosa ha mandato. No, vabbè ragazzi, scusate, ve lo devo far vedere prima di fare la domanda perché è eccezionale. Allora, Fabio Carletti da Città di Castello in provincia di Pescara, e spero di averlo detto bene, ha preparato delle cose meravigliose. Lui disegna sui cappuccini, li fa diventare delle opere d'arte. Delle opere d'arte. Uno anche a me una volta. Ma infatti, guarda, io ce l'ho qua, perché questo è il controselfie che ha mandato per te, Pietro. C'è Doraemon, c'è auguri Pietro, e c'è sopra il gatto che c'ha anche un nome. Ma Doraemon, sì. Sopra no, c'è Polpettine. Sopra c'è Polpettine. Sopra c'è Polpettine e Doraemon. È vero, sì. E questo è vero, l'ha fatto, è vero, gatto Giuliano. E questo l'ha fatto per Pietro, mentre per Lorenzo, beh, questi sono altri due bei personaggioni con cui ti vedo insieme, tra l'altro, bere questi cappuccini, secondo me è come, che ne so, mangiare un Gauguin, capito? Mangiare un Gauguin, uno non può mangiare un Gauguin, non si può praticamente, è un'opera d'arte. E questo invece è per Emanuela, guarda quante creazioni ha fatto per te. Il nostro guarda non finiscono più, bravissimo davvero, guarda quante sono, che ne ha fatto, bravissimo, eccezionale il nostro Fabio Carletti. Allora io sono pronto. Ciao, sono pronto a vedere chi di voi indovina questa domanda facile. Come si chiama il pupazzo a cui Pietro ha dato la voce nella trasmissione Ciao Ciao? 3287948796, il primo vince una telefonata con i nostri amici. Allora, nel frattempo andiamo avanti con la musica. Chi è il secondo che mette canzoni oggi? Come vuoi, Pietro. Tra i due maschietti, chi è che mette le voci? Scrivetemi anche il vostro nome sul messaggio, per cortesia. Allora, facciamo la numero 3. La numero 3 per Pietro, fantastico. E mentre io la carico, ti do la telecamera e tu spieghi ai nostri amici perché l'hai portata questa sera. Ah, dunque, questo è un ricordo indelebile. Stavo cominciando, erano i primi anni che stavo cominciando a doppiare, sono entrato in una casa di doppiaggio, canto spesso, rompo molto le palle anche quando gli altri vogliono stare in silenzio, canto sempre in studio, quando facevamo ciao ciao bim bum bam, cantavo sempre, e mi dicevano basta! E comunque sono entrato cantando questa canzone scendendo le scale dello studio, e lì ho conosciuto la mia fidanzata storica, che ormai non è più la mia fidanzata da un sacco di tempo, ce ne è fatti altri 7-8 nel frattempo, però è quella che è rimasta nel mio cuore per sempre. Sì, me affetto ci sono, l'amore non c'è più, ma è la mia donna. Però diciamo che l'hai conquistata con un bel pezzo, un classicone. Questa è la versione inglese, hai voluto la versione inglese originale di questo pezzo. Siamo dal Libro della Giungla del 1967 e ci sono i doppiatori originali del film del 67, che sono Phil Harris e Bruce Reiterman, che cantano The Bare Necessities in diretta su Radio Cigliano. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Quindi tu la cantavi in inglese quando sei sceso in quella sala? Yeah. La cantavi in inglese? In inglese.
Vabbè, parlate tutte in inglese perché avevano più ritmo, erano state scritte in inglese, per cui suonava meglio. E allora, visto che siamo qui e parliamo proprio di questo, introduciamo subito la piccola polemica che accompagna da sempre il doppiaggio. Doppiaggio sì o doppiaggio no? È meglio un sottotitolo che è bello messo sotto là, però ascoltiamo le voci e non tradiamo l'opera originale, o è meglio un'opera doppiata ascoltata in scioltezza? Partiamo da Lorenzo, secondo te? Premesso che la tecnologia, come dico sempre, ci aiuta, no? Basta schiacciare un tasto, per cui si fa quello che si vuole. Io sono per la libertà assoluta. Io sono, personalmente, sarà deviazione professionale, io amo profondamente le voci di tantissimi miei colleghi, per cui spesso vado al cinema soprattutto per vedere che tipo di lavoro hanno fatto su un film specifico che mi interessa. Però magari c'è caso anche che lo stesso film, a distanza di tempo, me lo voglio guardare anche in lingua originale, perché si impara comunque e sempre. Non è un modo di dire ciò che penso realmente. Si può fare. Però sono sempre per. Adesso è un pulsante, quindi la polemica non c'è più, però l'abbiamo voluta rinverdire. Pietro, secondo te questa polemica ha motivo di essere o no? Beh, non ci tiriamo la zappa sui piedi, ma comunque voglio dire, a me doppiare piace tantissimo. Interpretare, perché mi ritengo un attore che fa il doppiaggio, non solamente una scimmietta che va a pappagallo dietro, ma noi dobbiamo poi entrare nel personaggio facendo un servizio al personaggio, per cui se andiamo dietro a un bravo attore e recitiamo bene senza farci scoprire troppo, rendendo più vero e più vivo possibile il personaggio, abbiamo fatto un buon lavoro. Emanuela, tu che dici? Doppiamo male, eh? No, certo, se poi doppiamo male la roviniamo tutta completamente, la distruggiamo. Ci sono attori che sono anche dei cani e alle volte vengono migliorati. È vero, ci sono dei cani anche dappertutto, che non ci sono solo... Emanuela, noi quando interpretiamo siamo negli occhi dell'attore, negli occhi del dobbiamo riempire degli occhi sempre, che siano cartoni animati, che siano personaggi in carne ed ossa, dobbiamo riempire degli occhi. Secondo te le emozioni che diamo sono trasmettibili attraverso un sottotitolo? No, infatti io quello che appunto volevo dire, io amo se posso ascoltare comunque la traccia originale. E mi piace ascoltare gli attori in originale, però è anche vero che in un mondo perfetto noi potremmo guardare un prodotto in lingua originale e godercelo, ma siccome credo che ancora una piccola parte di noi è in grado di seguire un prodotto in inglese, considerando poi che alcuni film americani non è che parlano in inglese, magari parlano in slang, parlano con magari, cioè, dialetti, cose particolari. Accenti. Alcune accenti. Tanti anime, visto che in questa puntata siamo tre doppiatori che hanno fatto tantissimi cartoni, tantissimi anime, cioè sfido chiunque a poter sentire e capire un anime in giapponese. E quindi se tu sei obbligato a leggerti i sottotitoli, è vero, non ti godi l'attore in lingua originale, sì, ma non vedi neanche la faccia e non so cos'è peggio. Quindi diciamo che con un buon doppiaggio, e sappiamo che il doppiaggio comunque è un'eccellenza italiana, tu ti puoi godere tutto il resto del lavoro che ha fatto l'attore, per cui cioè un sottotitolo o il doppiaggio, forse meglio il doppiaggio, per riuscire poi a godersi l'espressione e la fisicità dell'attore. Io direi di sì. Vado a disannunciare, poi abbiamo un nostro amico che dovrebbe essere già in linea, ma attendi perché dobbiamo prima disannunciare il disco. Phil Harris e Bruce Reiterman, The Bare Necessities, è il primo pezzo che porta alla nostra attenzione ed è legato anche a una bella storia, anche una storia d'amore, una storia di una conquista, entrando in uno stabilimento di doppiaggio, quindi si uniscono due cose bellissime, cioè l'amore e il lavoro, che per noi sono fondamentali, diciamo, sono forse anche in certi casi parte integrante l'una dell'altra. Questo era il pezzo di Pietro Ubaldi, 21:36 in diretta su Radio Cigliano. Siete all'ascolto sulla radio, alla visione su Facebook e su YouTube di Dopocena con Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Io ho Giacomo in linea su WhatsApp. Giacomo, ci senti? Sì, buonasera. Buonasera, ciao. Come va? Ciao, da dove chiami? Bene, bene, chiamo da Massa. Da Massa, Toscana, nord della Toscana. Evviva, sì, ciao, bellissima Giacomo. Città. Ciao, buonasera. Ciao, allora, Giacomo. Innanzitutto, ciao, Giacomo. Mi complimento a tutti e tre. Grazie. Siete delle voci che hanno accompagnato la mia infanzia, come quella di molti altri. E in particolare, andando un po' fuori dal tema cartoni,
avete fatto un lavoro eccezionale nel film Yattaman di Takashi Miike, un film folle in cui veramente tutti e tre siete favolosi. Bellissimo. Sono talmente fuori che non si sa. È il dopo bomba per i giapponesi che non è mai finito. Praticamente no. È bello, è bello. Io ti faccio la solita domanda di rito, Giacomo, prima di lasciarti in pasto ai nostri amici, o forse loro in pasto a te. Ce l'hai l'app Radio Cigliano? Tu l'hai scaricata? No, no, l'app non ce l'ho. Devi scaricarla, perché se vuoi ascoltarci, ovviamente non vederci, ma ascoltarci anche liberamente attraverso la radio, puoi ascoltarci con l'app Radio Cigliano. Ti consiglio di scaricarla. Ci sono qui Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Fanne carne di porco, nei limiti del possibile, del lecito, diciamo. Vai pure. Grazie, grazie. Sì, in effetti, siccome... essendo doppiatore a Milano, spesso vi vengono rivolte domande sui cartoni, ho deciso di fare un po' l'anticonformista. Avrei due domande per Lorenzo su due prodotti che non sono animati. La prima è sulla serie Nip and Tuck, in cui tu hai doppiato col protagonista Sean McNamara, Dylan Walsh, una serie folle, surreale, che naviga tra i generi. E volevo sapere se avevi dei ricordi particolari, insomma, della lavorazione di questa serie. Ho il ricordo della consapevolezza di aver vinto un provino su una delle serie più belle alle quali io abbia mai preso parte. E la sensazione c'era stata da subito. E poi, vabbè, ricordi tanti, chiaramente legati alle storie che si sono susseguite nelle varie puntate e ai colleghi con cui ho all'epoca ancora condiviso, non molto, ma perché io spesso lavoravo su colonna separata, e, anche perché io andavo a doppiare questa serie a Torino, arrivavo da Milano, per cui cercavano di agevolarmi mettendomi la maggior quantità di lavoro, insomma, possibile in colonna separata. E, però mi ricordo che ancora si lavorava insieme al leggio, che è una cosa che ormai adesso per questioni in primis tecniche, non si fa più. Secondo me si è perso tantissimo. Si è guadagnato tanto da un punto di vista del tempo, del guadagno del tempo, dell'ottimizzazione. Ecco, però l'arte l'ha preso in saccoccia. Ma quanto abbiamo rubato? Quanto abbiamo rubato noi? Dai, vai. Esatto. Stavo dicendo questo. I tantissimo. Primissimi turni e anche quelli un pochino successivi della mia vita, diciamo della mia seconda vita, quella serie di doppiatore da grande, non quando ero bambino, quando ero piccino, io mi ricordo di averli fatti spalla a spalla con attori, con gente consumata, attori di teatro, che io guardavo veramente con grande ammirazione e dai quali io ho imparato, sono state le prime persone dalle quali ho rubato e imparato, quindi... Peccato soprattutto per le nuove generazioni che stanno venendo su. Ragazzi, sarà un casino per le nuove generazioni, perché praticamente è come fare tutto da soli, non hai la possibilità di, a parte il direttore che magari ti dice falla così o falla così, ma non hai la possibilità di crescere e anche artisticamente, perché noi tutti abbiamo rubato, tra virgolette, rubato bonariamente il mestiere, tutti quanti l'abbiamo fatto, e questo sarà veramente un grosso problema. È come se fai le prove a teatro ma ognuno fa le prove da solo, e che impari? Non impari niente, sei te che fai quella cosa e non riuscirai mai a crescere. Sarà un problema grandissimo questo. Mentre invece... Posso raccontare, scusami Alessio, solo un piccolissimo aneddoto, visto che ha chiesto a Giacomo, chiedeva di Nip and Tuck. Certo, sì. Il giorno del provino io salì a Torino, feci il provino, ma non sul mio personaggio, sul suo amico, cioè su Christian. Il provino io l'avevo fatto su Christian, dopodiché uscì dalla sala, aspettai una mezz'ora, c'erano altre persone, e chiesi al direttore... che era presente in quel momento in sala, che era Mario Brusa, se non ricordo male, di poter fare il provino anche sull'altro personaggio. Vedi che bella intraprendenza. Che era quello di Sean, che è quello poi su cui io ho vinto in realtà il personaggio. Vedi, intraprendente. Io sta cosa, io poi sono tremendo. Non riuscirei mai a fare una cosa del genere. Ma perché ero incazzato nero, perché avevo fatto un pessimo provino. Non ti era piaciuto. Quindi volevo provare a rifarmi. Perché poi, tra l'altro, succedono anche delle cose strane nel doppiaggio. Che quella volta che tu vai là e dici, Madonna, no vabbè, questo non c'entro niente io su questo. È l'ultimo, ci stanno 90 professionisti migliori di me. Per farlo lo vinci tu. Su quello in cui dici, ma questo ci sto sputato, è proprio, è la mia fotocopia vivente.
veramente lo vince uno che ha una voce completamente diversa dalla tua, quindi è strana la cosa, è veramente particolare. Giacomo, la seconda domanda qual è? Sì, la seconda domanda è questa. Un bel po' d'anni fa, penso 2007, hai doppiato un film straordinario che è stato Memories of Murder. Come è stato rivederlo al cinema dopo più di 10 anni con il successo che ha avuto con lo stesso doppiaggio? Come è stato vivere questo film che era un capolavoro dimenticato, riscoperto poi dopo, che è una cosa effettivamente rara? Devo essere politicamente corretto? Se vuoi. No, nel senso che appunto lui si ricordava anche con precisione il periodo, 2007 mi pare che abbia detto. Sì. Io me lo ricordavo il film, non è stato accolto né se ne è parlato in modo particolare all'epoca, non perché fosse un film passami di merda, ma semplicemente probabilmente perché non aveva il giusto peso, non era accompagnato dalla giusta pubblicità. Diffido un tantinello degli eccessi di complimenti adesso a distanza di 12-13 anni su un lavoro che è stato fatto comunque bene, era stato fatto bene allora, e non è che il tempo possa aver migliorato o peggiorato questa cosa. Fa piacere che probabilmente abbia ricevuto un plauso che meritava però all'epoca, non adesso. Sì, sì, certo, più che altro mi riferivo a come hai vissuto il fatto di sentirti al cinema o comunque sapere di essere al cinema a distanza di così tanti anni. Allora, non sono andato a vederlo al cinema perché non ho avuto la possibilità, perché adesso non mi ricordo quando fosse uscito, ma comunque era un periodo dove lavoravo parecchio, per cui la sera ero veramente stravolto. Era andato a vederlo un mio collega, che è Gianluca Iacono, che mi aveva anche invitato, e io gli dissi: guarda, se riesco vado, se riesco ci vediamo. Poi alla fine non se ne fece nulla, però mi aveva detto, insomma, mi aveva confermato sostanzialmente quello che stai dicendo tu. Io ho dei ricordi onestamente abbastanza vaghi, ho dei ricordi della lavorazione del film. Mi ricordo che facevo, se non sbaglio, un detective che si occupava di questa serie di omicidi, e mi era piaciuto. Mi ricordo che io all'epoca mi ero divertito molto, non aveva, ripeto, avuto un grande successo, però secondo me accade abbastanza spesso questa cosa qui. Ma sì, quante volte i film vengono valutati in seconda battuta? Quante volte noi vediamo un film meraviglioso e diciamo: vabbè, questo spaccherà e non fa una lira, mentre invece la cagata assoluta fa blockbusterone, veramente follia. Esatto. Giacomo, noi ti ringraziamo per aver chiamato, per aver soprattutto indovinato la facilissima domanda. Era for il, perché molti hanno scritto one, mentre invece parlavamo di ciao ciao, e in ciao ciao era for. È vero? Perché purtroppo per fortuna, One era il pupazzo per eccellenza. Sì. Tutti magari pensano a Four, vedono Four e dicono One, perché era quello più amato in assoluto. Noi venivamo in seconda battuta, ma l'ho fatto per 18 anni, per cui è come fratello, figlio. Porca miseria, veramente un figlio, veramente un figlio. Grazie Giacomo, continua a seguirci su Radio Cigliano, grazie per la telefonata, a presto, grazie mille, ciao. Grazie a voi. Ciao. Allora, 21.45 su Radio Cigliano, dopo cena con Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorini e Pietro Ubaldi, e tocca a questo punto a Lorenzo mandare il prossimo disco, il suo primo disco. Quale carichiamo, Lorenzo? Allora, il numero 3. Che bel pezzo, mamma mia. E perché questo pezzo? Bellissimo. Guarda, estate 1987, io figlio di genitori comunque separati, ho avuto una bella infanzia, una bella vita, ma ovviamente mi dovevo dividere, no? Un po' da una parte, un po' dall'altra, nonna da una parte, l'altra nonna dall'altra. Quell'anno era stato un anno di cambiamento, avevo deciso di andare, cambiare sponda dal nord-est, andare verso il nord-ovest dell'Italia, e quindi da Trieste mi ero spostato in Liguria, e quella è una canzone che ho sentito per tutta l'estate e che mi lega al ricordo di una persona che purtroppo io ho frequentato troppo poco, perché è stata una persona meravigliosa che ho fatto a tempo a conoscere solo in parte, probabilmente, che non è più con noi, ma che mi ha lasciato dei ricordi meravigliosi di quell'estate e anche degli anni a seguire. E allora ascoltiamo quest'estate. Io non so se era l'estate di uscita del disco, perché il disco è del 76, ma era sicuramente un po' dopo. Era sicuramente un po' dopo.
però ascoltiamocelo perché è un bellissimo pezzo, forse quello più icastico di Tina Charles, si chiama I Love to Love. Lo ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano. Oh, bello, bello, questo ci fa muovere le ciapette veramente, ci porta in discoteca immediatamente, ci fa subito ballare. Allora, ci sono tanti amici che stanno scrivendo sulla chat di Facebook e voleva ricordare, vediamo un po', Mattia diceva che One era su Italia 1, Five su Canale 5 e Four su Rete 4, quindi... Esatto, i numeri tutti. È preciso. Poi a un certo punto si sono mischiati perché ci sono stati salti di rete. Ci sono stati salti di rete, però diciamo all'inizio erano scientifici, l'hanno fatta scientifica la cosa. Mentre invece Mattia, un altro Mattia, dice: com'è stato lavorare sulla serie Community, che è stata prodotta dai fratelli Russo, campioni d'incassi con i film degli Avengers? Chi ha fatto Community? Io e Emanuela. Tu e Emanuela. Non so se c'era dentro anche Pietro? Ho fatto piccole cose, piccole... personaggi, okay. Sì. No, com'è stato lavorare su questa serie, Emanuela, come l'hai vissuta? Guarda, tra l'altro la sto riguardando in questi giorni perché è su Amazon Prime, quindi me la sto riguardando, sto passando le serate con te, Lorenzo, e la trovo una serie ma straordinaria, perché veramente la sceneggiatura è geniale, i personaggi sono meravigliosi, forse diciamo che doppiandoli non mi sono resa conto fino a che punto questo telefilm fosse veramente di quelli che fa la differenza. Particolare, mi sto pesante. Sto divertendo come una matta a rivederli. Bello. Quando è finito? È una cosa finita? Sono state 4 serie, ormai sì, non c'era più modo, siccome sì, è tutto ambientato in un'università, non c'era più modo di tenerli a far lezione, cioè se le sono inventate finché han potuto, dopodiché hanno dovuto chiudere ovviamente. Anche se siete attenti a un certo punto. L'universitario a 40 anni è un po' complicato. Esatto. Diciamo poi che... è una serie dove chiaramente Lorenzo mi faceva il filo dal primo episodio all'ultimo, quindi come posso dimenticarmela? E dai. Nella serie della D'Avena, dice Tiziano, c'era quasi tutto il doppiaggio milanese come guest, da Garbolino e D'Andrea alla Migneco, l'avete fatta tutti quanti, la Chismilicia insieme alla Cristina D'Avena praticamente. Beh, è stato bello perché poi quella è stata una serie veramente che ha caratterizzato fine anni 80, se non ricordo male, verso il finire degli anni 80, ha veramente 86-87, ma tra l'altro la stanno replicando ancora in questi giorni, meno male, perché arrivano anche un po' di soldini e comunque e comunque è giusto, perché questi sono i cult che poi diventano insostituibili, intramontabili, e anche le nuove generazioni li devono vedere. Tina Charles, I Love to Love, è il primo pezzo di Lorenzo Scattorin, che è qui insieme a Emanuela Pacotto, insieme qui a Pietro Ubaldi. Ragazzi, c'è tutto il doppiaggio che conta di tutto quello che abbiamo nel cuore, perché poi loro hanno fatto tante cose, e diciamolo anche senza vergogna, perché ne ho fatti pure tanti io, tanti cartoni animati, e allora la domanda scatta proprio immediatamente. Partiamo da Pietro. Ma Pietro, a te il media anime... Parliamo degli anime, non i cartoni animati americani, proprio il media anima giapponese. Ti piace o è un lavoro? No, me lo sono dovuto far piacere, ma in realtà a me piace tutto quello che faccio. Okay. Dalle cose più belle alle cose meno belle, alle cose più intelligenti, meno intelligenti, proprio per il fatto che mi diverto a giocare con le voci, con i personaggi, con i caratteri, ogni volta. Certo, quelli più belli li faccio, mi vengono meglio perché mi ci devo impegnare di più, perché mi divertono di più, eccetera eccetera, però io da bambino guardavo, a parte Heidi e i robottoni, c'erano Disney, Warner Bros, Hanna-Barbera, eccetera eccetera, e quello guardavo. Certo. Dopodiché ho dovuto cominciare con questa valanga di cartoni giapponesi, più per signorine all'inizio nella fascia Mediaset, per cui facevo le mascotte, quelle robe lì, e devo dire che mi sono piaciuti. Dopo 850-900 episodi di Doraemon, non posso dire di non amarlo. No, veramente, cui... tu e Davide un vitalizio avete fatto praticamente, con... importantissimo. Sì, è quello che mi ha dato più da vivere fino adesso. È fondamentale, veramente, Doraemon, tantissime, tantissime puntate. Quanti anni sono che lo fate? Io mi sembra dalla metà degli anni 80. Pensate. Ma poi c'è stata un'interruzione e adesso stiamo andando avanti. Siamo sempre indietro rispetto al Giappone, che ha cominciato addirittura a metà degli anni 70 più o meno, e non ha mai smesso. Per cui se decidono di doppiarli tutti,
Ha voglia? Tiro fino a che mi rimane fiato. È vero. Respirare. Che poi comunque il cartone animato giapponese, vero Emanuela, è bello. Io mi ci diverto sempre, mi ci sono sempre divertito col cartone animato giapponese. Però che fatica, perché questi parlano come a macchinetta, come se non ci fosse un domani. E poi hanno questa maniera di parlare che è molto giapponese, che soprattutto negli anni, perché all'inizio veniva un po' mitigata, anche quando io facevo Kenny Guerriero un pochino la mitigavamo, ma adesso invece devi premere, spingere, urlare, cioè esci, se fai tre turni di cartone esci che sei una frittatina praticamente, vero Emanuela? Allora, in quello mi aiutano molto le lezioni di canto, perché anch'io come Pietro prendo lezioni di canto e fare esercizio alle corde vocali ti aiuta per arrivare tranquillamente a fine turno. Allora, io devo dire che sì, l'animazione giapponese è caratterizzata da personaggi molto particolari, coi quali sicuramente non ti puoi risparmiare, devi dare tutto e anche di più. Però, cioè, io l'animazione giapponese non perché ne faccio parte da sempre, perché ho fatto tanti protagonisti dell'animazione giapponese, ma fa parte di me, mi piace, la vivo, mi ci sento molto dentro, per cui non mi pesa, non mi risparmio e... E giustamente, e facciamo il nostro lavoro come si deve fare, cioè mettendoci tutto, dando tutto senza risparmiarci, perché questo è fondamentale. Esatto. Non ci si deve risparmiare, perché è un... Se ti diverti tu, non si divertono neanche a casa. Bravo, tu. Esattamente, cioè quando noi ci siamo divertiti al Legio, il divertimento lo trasmettiamo anche a tutte le persone che ci ascoltano. Quando io ho cominciato negli anni 80, proprio nel 1980 ho fatto il mio primo turno su un cartone animato e i direttori, soprattutto i direttori dell'epoca, che erano blasonatissimi, per carità, lo vedevano con molto con sospetto, dicevano ma che è sta roba, capito? Non capivano bene. Devo dire che io che venivo dai robottoni, anch'io l'ho sempre amati i cartoni animati, quindi bello. Anche perché cioè, c'è veramente un prima e un dopo l'animazione giapponese, nel senso che da quando sono arrivati effettivamente hanno aperto un mondo, come diceva prima Pietro, c'era Disney, c'era Hanna-Barbera, poi di colpo sono arrivati i robottoni, sono arrivate le varie Sailor Moon, no? Le maghette coi poteri, cioè è arrivata tutta un'animazione con soggetti, con sceneggiature, con personaggi mai visti prima. È vero. Però poi voglio dire, è arrivato il grande Miyazaki con i film di quelli veramente che fanno la differenza, e quindi in realtà ha aperto un mondo che ci abbiamo dovuto magari mettere un po' di tempo per riuscire a capirlo, perché è una cultura molto diversa dalla nostra. Però è una cultura che poi ci ha arricchito e ci arricchisce enormemente, perché quando qualcosa è così diverso ti può veramente regalare tanto. È verissimo. Lorenzo, invece tu come le trovi il media giapponese? Sembra una risposta diplomatica, ma chi mi conosce sa che io non ho molte risposte diplomatiche in faretra. Io sono come Pietro, cioè a me, io adoro quello che faccio e quindi tutto sommato nella vita sono stato fortunato, perché ho fatto quasi sempre comunque, pur sapendo che ci sono dei prodotti mediocri o comunque brutti, quasi sempre delle cose almeno carine, e quindi quelle poche volte, quelle rare volte in cui, e mi è capitato insomma qualche volta, mi sono imbattuto veramente in robaccia, mi sono turato il naso, ho fatto un bel sorriso, ho fatto finta di niente e sempre, come dice anche Pietro, se non ti diverti, non si divertano anche gli altri che ascoltano. Se non emozioni, come dico spesso a chi mi chiede, a quei pochi che mi chiedono, se non ti emozioni, non emozioni chi ti ascolta. Quindi, non solo, insomma, ma o ci dai dentro o ciccia. Dicevi anche quando c'è la robaccia è anche difficile da fare, cioè esci molto più stanco dal turno di quando fai una cosa bella che ti diverte, esatto, e che ti appassiona. Allora, è il momento, però prima della clip misteriosa, che adesso andiamo, quindi preparate i fogli della clip misteriosa, io voglio far vedere delle composizioni. Questa l'ha fatta Gian Andrea da Forlì, ci siete voi tre ovviamente, e per ognuno ha visto alcune cose. Per Emanuela c'è Evelyn Akali e Sona, aveva messo delle fotografie. Per Lorenzo Scattorin Jace, e per Pietro Ubaldi Warwick, Twitch e Rengar. Questa è una composizione della League of Legends, Legends, che ha fatto Gian Andrea da Forlì. Mentre da Zurigo c'è
Madonna mia, non è possibile, cioè parlo di lui tutte le puntate. Aspettate un attimo e vado a prendere il nome, perché veramente sono rincoglionito in una maniera. Sasha da Zurigo, perdonami Sasha, ma sto rincoglionito io veramente tanto. Allora, per Lorenzo ti vede insieme a Omar Sy, Sanji, Dororo e Dylan Walsh. Questi sono i personaggi con i quali lui ti accoppia. Andiamo a vedere qui chi c'è. C'è Emanuela, ti vede insieme a Jessie, Rina, Bulma Rina. E mentre invece per Pietro c'è Doraemon, Balzar e poi Richard Kind, l'attore Richard Kind. Sì. Bellissimo, divertentissimo. Immagino. Allora, è il momento della clip misteriosa. Prendete il foglio. Io vi ricordo che i nostri amici hanno portato tre clip tratte da tre doppiaggi che hanno eseguito. Da che cosa saranno tratte? Da quale doppiaggio saranno tratte? Dovete indovinarlo voi. Non ve lo posso dire io. E c'è una sola maniera per rispondere. Il solito WhatsApp. 328-7948-796. Il primo che... cioè, ci sono più WhatsApp che hanno... anima stasera, ragazzi, sappiate che forse non riuscirò a mettere tutte le vostre fotografie perché credo di averne 200 e non so se riesco a mettere 200 fotografie per tutta la serata. C'è Alessandra, per esempio, che dice: ascoltando le vostre voci non si può far altro che avere ricordi belli, saluto tutti gli ospiti e vorrei tanto a dire a Pietro Baldi che è tenerissimo, un saluto da Alessandra. E questi sono i nostri amici che ci scrivono. Allora, le canto The Bare Necessities, magari va bene, perché quella conquista, abbiamo capito che quella si conquista, assolutamente. Allora, 328-7948-796, dovete scrivermi il nome dell'attore che interpreta, che legge questo ruolo, che però lo farà un po' strano, lo farà un po' scombiccherato, oppure dritto come un documentario, vedremo un po' ognuno come lo farà, e poi dovete mettere il vostro nome e il titolo dell'opera da cui è tratto questo doppiaggio. Chi inizia per primo? Beh, adesso siete stati carini con Emanuela prima, però adesso che è un po' più difficile la cosa, prendetevi una responsabilità, maschietti. Chi comincia? No, vabbè, comincio io. Adesso... ah, mi piace molto questa cosa. Mi prima piace sono moltissimo. Stati carini, adesso... adesso sei... Woman power. No, sai così, power. Perché sai quando c'hai la strizza dell'esame, dici, lo faccio così almeno poi è andata, mi rilasso. Hai ragione. E allora, signore e signori, lasciatemi preparare la base, perché poi si chiacchiera, ma non vi ho preparato la base per... vi do una basetta per parlarci sopra e ci siamo. Allora, potete ascoltare e votare su WhatsApp al 328-7948-796 qual è il titolo della clip misteriosa di Emanuela Pacotto. Grazie per averci lasciato vivere l'infanzia e grazie per averci lasciato tenere i cuccioli che ci ha regalato la nonna pur sapendo che c'era un gatto. Grazie per averci insegnato che si può sbagliare, ma che domani è sempre un altro giorno e che i miei sogni e le mie aspirazioni non sono mai troppo grandi, perché la vita è grande. Mamma, grazie, perché ci avvolgi tutti i giorni, qualunque cosa accada, nel tuo mantello caldo e pieno d'amore. Ti voglio bene. Peace. Attenzione, da che doppiaggio è tratto? 328-7948-796. Non sulla chat di Facebook, perché manco la sto leggendo, quindi è inutile che praticamente è come se non ci fosse stasera. Però insomma, scrivete. Mi sono impegnata a cercare di renderla il più irriconoscibile possibile. È vero, però secondo me è abbastanza riconoscibile. Vi dico che non è proprio, forse è uno dei classici personaggi più classici che doppia Emanuela, ma forse non è di facilissima interpretazione. Voglio vedere e mettere alla prova la vostra bravura nell'orecchio, praticamente. Chi dei due maschietti adesso prosegue? Chi vuole andare per primo? Prente. Ambrabacici cocò. Tre galline sul camò. Comincio io? Vai Lorenzo. Sì, dai. Allora, attenzione, ti azzero la basetta, perché giustamente anche tu devi avere la basetta dall'inizio. Ecco la clip misteriosa per Lorenzo Scattorin. Vivrai dentro di me, Shu, della stella della benevolenza, Sau. Zerma, l'hai detto, quando avrò finito di te non resterà un capello, non resterà niente di te in questo mondo, questa lunga scalinata simboleggia la tristezza di percorrila tutta calpestando uno dopo l'altro ogni singolo gradino,
desiderato ardentemente che il tuo corpo avesse almeno una ferita inferta con la tecnica di Sh, però ad ucciderti sarà il pugno di un mondo sprofondato nel caos. Ho detto di farla piatta, ma questa è stata molto difficile. È stata tremenda, devo dire la verità. È stata tremenda. Soprattutto sì. Alessio, questa era in lingua originale. Ah, okay. Adesso la doppiamo. Adesso andiamo con il doppiaggio. Allora, io vi chiedo di insistere. Perché abbiamo capito che avete capito quella di Lorenzo, l'abbiamo capito, vi chiedo di insistere su quella di Emanuela, perché quella ancora non l'avete indovinata, attenzione, attenzione. Allora, adesso è rimasto Pietro, allora io azzero la base anche per te Pietro, signore e signori, ecco a voi la clip misteriosa di Pietro Ubaldi. Per mille salse tartare, sono di nuovo senza cibo. Ho soltanto queste stupide lattine con sopra la fotografia del cibo. Io ho bisogno di vero cibo, non di fotografie. Oh, si direbbe che il cibo sia all'interno di queste lattine. Oh, povero me, sono in ritardo. Devo ancora lavarmi i bermuda e mettermi i denti. Bisogna sempre lavarsi i denti al mattino. Attenzione, queste sono le tre clip misteriose, 328-7948-796, scrivete, esprimetevi, attenzione, perché questa di Pietro potrebbe trarvi in inganno, potreste dire che fa parte di una serie, mentre invece magari da quella serie si stacca una costola e ne crea un'altra di serie, capito? Quindi cercate di capire qual è questa situazione. Mentre per quanto riguarda Emanuela, vi dico per aiutarvi che quella clip la potete, quelle clip ne ha fatte tante. Quante sono, Emanuela? Infinite praticamente, sono infinite e le potete trovare su YouTube, per esempio. Ce ne sono su YouTube quante? Un numero incredibile, veramente. L'avete messi tutti in difficoltà, ragazzi. Non pensavo, li avete messi tutti in difficoltà. Li avete messi veramente tutti in difficoltà. L'unico che hanno individuato è stato Lorenzo per ora, quindi non vi concentrate su Lorenzo, concentratevi su Pietro e concentratevi su Emanuela. E allora, per farvi concentrare, per far concentrare soprattutto loro, io direi di lanciare il prossimo brano. Emanuela, quale mettiamo? Vado io? Dai, allora, tu. Mettiamo il numero 3. Il numero 3, questa me la devi spiegare perché posso immaginare, ma immagino che tu abbia una storia a corredo di questa canzone. Allora, perché per rimarcare il fatto che sono legata all'animazione giapponese, al Giappone, allora io questa artista ho avuto la fortuna di vederla dal vivo mentre si esibiva sul palco e grazie a lei io ho scoperto il fenomeno delle idol e quindi... Diciamo, quando l'ho scoperto mi sono un po', cioè, innamorata di questo personaggio e quindi ho deciso che tornando in Italia io dovevo far conoscere questo fenomeno, questa cosa anche all'Italia e quindi calandomi nei panni di un idol sono diventata la protagonista di uno spettacolo che tra l'altro il nome di questo spettacolo era appunto Idol, in cui io praticamente ho cantato le sigle originali in giapponese dei miei anime. Ma che bello! Ed è stata una cosa, diciamo, un misto fra il conoscere la cultura giapponese, il portarlo in Italia, la viverla in prima persona. È stata un'esperienza, una sfida, una bella sfida, anche perché i personaggi idol giapponesi in realtà sono ragazzette di 15-16 anni. Ecco, io come attrice calandomi nei panni di un idol, però insomma ho vissuto questa avventura e insomma è stata un'esperienza che non potrò mai dimenticarmi. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, io spero di dirla bene. Aspetta, mi prendo proprio il foglio perché leggerlo piccolo è un casino. Se no ti correggo io. Correggetemi se sbaglio. Allora, siamo nel 2008, questa è Shoko Nakagawa e la canzone si chiama Sorairo Days. La ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano come il secondo pezzo di Emanuela Pacotto questa sera a Dopocena con...
c'è mia figlia che sta ballando insieme a me, sta là che studia sul tavolo davanti a me e ha sentito la canzone e sta ballando come una matta, vi dico soltanto questo. Allora, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, hanno indovinato tutti quanti i... vediamo se perfetto, l'ha indovinato, perfetto l'abbiamo indovinato tutti quanti, quindi ci siamo riusciti benissimo. Allora devo fare la stessa domanda che ho fatto prima ad Emanuela a Lorenzo: come sei arrivato tu al doppiaggio? Qual è stato il tuo primo impatto con una sala di doppiaggio, Lorenzo? Allora, il primissimo io onestamente non lo ricordo, però ricordo che ho cominciato che ero molto piccolo, perché sicuramente il fatto di avere i genitori che facevano gli attori, lavoravano in teatro e papà nella fattispecie faceva già doppiaggio, favoriva non il fatto che io facessi, ma che se ci fosse stato bisogno, come è successo, di voci di bambini, la voce arrivasse appunto prima dentro in famiglia da noi e quindi magari avessi la possibilità di andare a farmi sentire. Così mi sono avvicinato. In realtà poi ho tirato avanti fino ai 12-13 anni. E poi dopo ho avuto un attimo di stacco che è durato più o meno 14 anni. Porca miseria! Ho ricominciato a 27, quando ormai onestamente non ci credevo neanche tanto più. Mi è sempre piaciuto e mio padre ogni volta che ne parliamo dice: io ogni volta che ti guardavo quando eri piccolo pensavo, può fare solamente quello. Lo deve fare, è quello che deve fare proprio. Sì, ma perché poi mi sentiva, io giocavo con i soldatini e ogni soldatino dava una voce diversa, una connotazione diversa, magari rubavo le voci dei cartoni animati. Puoi immaginare un pescarello di 5, 6, 7 anni che cosa poteva fare, però beh, certo. Insomma, attitudine però, insomma, era quella. Diciamo che l'aria della sala di doppiaggio ce l'avevi già nel DNA, ti arrivava nel diciamo DNA. Così. Pietro, invece, il tuo primo impatto con una sala di doppiaggio com'è stato? Quando è stato? Dunque, ho tentato credo un provino una volta, ma non è stato il momento in cui ho iniziato, però quel provino me lo ricordo perché c'era la vecchia cooperativa dove c'era la Fonoroma una volta a Milano, la sede staccata della Fonoroma di Roma, e c'era un'attrice che mi dava gli attacchi, mi dava delle gomitate ogni volta che toccava a me. Per cui mi creava più casino che altro. Vabbè, e però invece... è necessario all'inizio, perché all'inizio non sai quando attaccare. Sì, certo. Solo che io mi tiravo a guardare lei e non guardavo più lo schermo, per cui... e invece ho cominciato a fare teatro amatoriale, poi teatro di prosa vero e proprio, volevo fare l'attore di teatro, ma poi ai 25 anni, dopo 5-6 anni di teatro di cose serie importanti, è arrivata la cartolina militare. Il militare l'ho evitato, mi sono imboscato, come si dice, e però avevo un sacco di tempo e conoscevo gli attori che doppiavano, andavo a vedere, e poi da una battuta a un personaggio il passo è stato abbastanza breve. E siccome ho conosciuto quasi da subito la signora Valeria Manera, che ha sempre diretto per un sacco di tempo la fascia ragazzi di Mediaset, ci siamo piaciuti e stimati da subito, e mi ha messo a fare cartoni a manetta, per cui ho fatto cartoni per 12 ore al giorno per 20 anni. Quindi praticamente sul campo hai dovuto approfondire veramente ogni minuto per minuto la recitazione. Vado a disannunciare il disco e poi dobbiamo premiare i nostri amici che hanno indovinato la clip misteriosa. Allora, Shoko, dove sta? Questa la devo leggere. Shoko Nakagawa, Sorairo Days, è il pezzo che porta Emanuela Pacotto, che ha la sua passione del canto, insomma, praticamente, e esemplifica la sua passione per il canto, l'ha portato a Dopo Cena Con, quando si sono fatte le 22:10, siete in diretta su Radio Cigliano, e in ascolto alla radio, in visione su Facebook e su YouTube, e su YouTube la potete anche vedere dopo, a imperitura memoria praticamente, questa trasmissione, Dopo Cena Con Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Allora, io pensavo che fosse un po' più semplice, non tanto quella di Pietro, perché poteva esserci l'inganno, potevano dire una serie invece era l'altra, ma quella di Emanuela pensavo che fosse semplicissima, invece hanno brancolato nel buio finché, e ho anche la sua fotografia, credo, no, non ce l'ho, ma la vado a prendere perché è un abitué della radio che conosciamo bene, il nostro amico Giuseppe da Napoli, che tra l'altro il suo sito è telegiornaliste.com, e se andate sul sito telegiornaliste.com trovate un sacco di interviste che fa a tanti di noi del doppiaggio. Giuseppe ha indovinato che la
anzi no, la fotografia di Giuseppe non ce l'ho perché non l'ha mandata, la clip era tratta da Barbie Vlogs, che è questa serie di video blog praticamente di Barbie, che parla direttamente alla telecamera, attenzione che Pietro gli casca tutto, parla direttamente alla telecamera e eccolo. E praticamente fa come se fosse un blog di questi moderni. Fa modernissima Barbie, si è messa a fare la vlogger e quindi ha il suo canale YouTube con i suoi vlog. Che meraviglia, questo è bellissimo perché è come adattare la finzione massima che è il cartone animato, proprio la finzione estrema alla vita reale, secondo me, ed è un bel partecipare. No, ma tra l'altro io l'ho scelta anche perché in questo devo dire amo molto il personaggio di Barbie, nel senso che siccome chiaramente il suo pubblico è quello dei bambini, è un pubblico medio piccolo, in realtà con questi suoi vlog a volte affronta anche argomenti importanti parlando a quattro occhi coi bambini e magari cercando anche di aiutarli a risolvere i loro problemi. Guarda, Giuseppe non ha fatto, lo vediamo piccolo, perché vi ha fatto questa composizione e ci sta anche Stella lì, Patrick Stella, ci stanno tante cose che avete doppiato voi, questa è la composizione di Giuseppe. Vedo anche un Pietro Ubaldi in carne e cappello da capitano, perché lo vedo là sulla sinistra e quindi insomma e anche Love Milicia, quella sopra è Emanuela piccola Marica. Sotto bene, va visti, vi ha messo sia le parti recitate di doppiaggio che anche quelle in cui avete fatto gli attori in carne ed ossa praticamente, e lui ha indovinato che si trattava di Barbie Vlogs, mentre invece un po' tutti quanti, però il primissimo è stato Davide da Cepagatti, che ha indovinato che la clip misteriosa di Lorenzo era tratta da Ken il Guerriero, giusto? Era il titolo del film? L'esatto titolo del film? Hanno messo Ken il Guerriero tutti quanti. Perché sono cinque i film. Lo so. Questo da quale era tratto? No, però questo è dal primo. La leggenda di Okuto. Ok, la leggenda di Okuto. Mentre per quanto riguarda invece Pietro, tutti dicevano ovviamente SpongeBob, perché hanno capito chi era il personaggio, dicevano SpongeBob, e invece è tratto dallo show di Patrick Stella, che è uno spin-off di SpongeBob praticamente. Tra l'altro è vero. Non me lo ricordavo nemmeno io. Tra l'altro molto carino, perché sarebbe come se fossero dei video fatti, la regia è di Patrick Stella, le scenografie sono di Patrick Stella, è tutto lui praticamente. È tutto lui, anche nei titoli che ci stanno. Ma siccome io sono come San Tommaso e se non ascolto non ci credo, ma per ascoltare dovrei avere le clip e invece non ce l'ho e dovete spiegarmi perché l'avevo importate, niente ragazzi, stasera si è lo zompo di linea ha fatto un casino pazzesco, io direi che è lanciamo così, improvvisata bello. Allora facciamo una cosa, lanciamo il prossimo disco, che è il disco di Pietro, nel frattempio vado a recuperare le clip perché le avevo preparate, quindi ci devono essere per forza. Allora Pietro, qual è il nello stesso anno del precedente, il 1967, il numero 4. Numero 4, perché l'hai portata Pietro? Perché il pezzo mi piaceva moltissimo e quando all'epoca andavo a ballare, non me lo ricordo neanche più quando, in quel periodo, c'erano ancora i lenti, il ballo della mattonella, si poteva un po' cuccare, eccetera, eccetera. E questo era un pezzo molto romantico, io sono estremamente romantico perché me l'ha insegnato la mia mamma. Io e mia mamma facevamo dei grandi viaggi in macchina cantando le cose più romantiche in duetto, io e lei e basta. Che bello. Per cui, e poi questi pezzi sono stati spesso e volentieri, noi li prendevamo per italiani, invece erano tutte cover di pezzi inglesi e americani. Sì, è vero, sì. È verissimo. Questo gruppo è stato saccheggiato parecchio. Parecchio veramente. Adesso siamo nel 1967, andiamo a prendere questo bel pezzo che faccio partire adesso, perché sento qualcuno che ha aperto un telefonino con la diretta sotto, o sono io, perché veramente può succedere di tutto questa sera, non lo so, vabbè, ma insomma non importa, questo è un bel, siamo nel 1967, sono i Procol Harum e questo è Whiter Shade of Pale, è il secondo pezzo che Pietro Ubaldi porta alla vostra attenzione su Radio Cigliano. Questo è un pezzo
meraviglioso, è un pezzo meraviglioso che tutti veramente abbiamo straballato e straascoltato. È uno dei pezzi che ci fanno veramente voglia, ci fanno veramente venire voglia di, sai di cosa? Di ascoltare la radio. Io non so come voi siete radiofonicamente parlando. Vi è capitato di far radio? Lorenzo, ti è capitato? No, mai. Niente, mai radio, soltanto interviste o cose del genere praticamente, sì, quelle sì. Sì, mai radio. Mentre invece Manuela, ti è capitato? No, anch'io interviste, partecipazione a programmi, radio, però non radio, fare niente. Io la conduzione di qualcosa, no. E Pietro? Qualche volta, ma pochissima roba. E abbiamo fatto una trasmissione per bambini con gli stessi autori dell'Albero Azzurro, radiofonica. Perché? Si chiamava... Mi sembra Prezzemolo, non mi ricordo più. La domanda che sorge spontanea è questa: se noi che facciamo i doppiatori e che magari facciamo gli speaker radiofonici, cioè siamo nascosti dietro un enorme velo, una tenda nera che non ci fa vedere, adesso siamo invece sotto gli occhi di tutti, tutti sanno che faccia abbiamo, tutti vedono le nostre storie su Instagram, tutti vedono le nostre fotografie. E secondo te, Pietro, è giusto che il doppiatore sia una voce nell'ombra o va bene farsi vedere anche in volto? Che dici? Ma diciamo che, come si può ben vedere, non ho mai puntato sulla bellezza, come diceva Frankenstein. E non potevo avere tutto l'amore che desideravo, ho deciso che avrei scatenato terrori. No, non lo so, per qualcuno le voci della radio, le voci del doppiaggio, prima che venissero fuori dalle tane, dalle grotte o dal buio, venivano associati, ognuno si faceva un'idea di questa voce che faccia avesse, che corpo avesse, spesso e volentieri non corrispondevano per niente. Sì, oppure perché... che tu ti senti talmente il personaggio a cui dai la voce che ti senti bello, affascinante, eccetera, eccetera. Poi è vero che è un veicolo di sentimenti, e per cui non dico che puoi, però certo, se sei uno spiegato, un brutto come il peccato, eccetera eccetera, puoi avere la voce più bella del mondo, ma però poi sai, noi che facciamo gli attori, avere una bella faccia o avere una bella voce non è sempre fondamentale, no? Perché facciamo gli attori, quindi ci possiamo impersonare diversi ruoli. Lorenzo, secondo te l'attore deve essere nell'ombra o no? Sono impopolare, me ne rendo conto, assolutamente sì. Io adoro, amo alla follia l'espressione voci nell'ombra. È una cosa che mi fa impazzire. Io ho ereditato dal mio papà, dalla mia mamma e dalla mia nonna paterna la passione per il teatro. Ma quando ho voglia di esibirmi, di mostrarmi, cerco di fare teatro, provo ad andare a fare teatro. Certo. Ne ho fatto, adesso è un po' che non lo faccio, ma ne ho fatto anche abbastanza. E lo adoro, mi piace e mi fa impazzire, ma... Per me il doppiatore fa doppiaggio, la voce deve restare nell'ombra. Aspetta che disannuncio il disco, poi facciamo la stessa domanda a Emanuela. I Procolarum, Whiter Shade of Pale, secondo pezzo che Pietro Ubaldi porta alle vostre orecchie questa sera a Dopo Cena Con. Ho fatto delle domande nei fuori onda, qualcuno andatevela a riprendere dei fuori onda, ma mi manca ancora Emanuela. Il doppiatore deve essere una voce nell'ombra nascosta o può essere visibile? Ma sai, proprio perché io nasco come doppiatrice doppiando me stessa, per me la cosa è un po' strana, nel senso che io nasco prima come attrice di teatro, di cinema, televisione, e poi sono arrivata al doppiaggio. Quindi per me avere, diciamo, la faccia esposta è naturale. Poi sarà che io, siccome sono, diciamo, mi sono mossa subito come voce dei cartoni animati, quindi molte volte la mia voce non è mai la mia voce, ma la modifico, per cui comunque ricollegarmi alla mia faccia, alla mia persona normale e poi la voce del cartone animato, tante volte comunque non riesce ad associarla. Però considera che, cioè, non è necessario né una cosa né l'altra, dipende da come ti senti tu. Ci sono un sacco di colleghi doppiatori bravissimi, attori bravissimi, che però dicono: io non amo il palcoscenico perché mi vergogno a farmi vedere, riesco a fare l'attore rimanendo nell'ombra. Con questo velo, no? Sì, cioè, quindi voglio dire, dipende proprio da... è molto soggettiva la cosa, non c'è una regola. Diciamo che non è che uno deve per forza, voglio che tutti mi conoscano, oppure no, è una cosa che uno si vive in maniera naturale, a seconda della propria
personalità. Sicuramente. E allora ho preparato le clip finalmente, perché poi quando faccio una cosa mi piace farla bene, e stasera sta venendo tutto un po' un casino, però questa è la clip, la prima che ascoltiamo, Emanuela Pacotto da Barbie Vlogs. Mamma, grazie per essere la persona più simpatica del mondo e per non vergognarti di non saper raccontare le barzellette. Grazie per averci lasciato vivere l'infanzia. E grazie per averci lasciato tenere i cuccioli che ci ha regalato la nonna pur sapendo che c'era un gatto. Grazie per averci insegnato che si può sbagliare, ma che domani è sempre un altro giorno. E che i miei sogni e le aspirazioni non sono mai troppo grandi perché la vita è grande. Mamma, grazie perché ci avvolgi tutti i giorni qualunque cosa accada nel tuo mantello caldo e pieno d'amore. Ti voglio bene, Pace. Eccola qua, questa è bella, beh, facciamo casino con la musica, tutto quanto, bella veramente, brava brava Emanuela. Che ma poi l'ho scelta anche perché domenica prossima è la festa della brava, mamma, e quindi esattamente. Brava, facciamo gli auguri a tutte le mamme, perché a tutte le mamme si fanno un mazzo come una casa ed è giusto che abbiano la loro festa e che siano ben ricordate. Torniamo sulla clip misteriosa, signore e signori, posso fare un annuncio? Lo faccio su bianco. Ken il Guerriero presenta Ken il Guerriero, Lorenzo Scattorin, su Radio Cigliano. Vivrai dentro di me, Shu della Stella della Benevolenza. Souther, maledetto! Quando avrò finito di te non resterà un capello! Non resterà niente di te in questo mondo! Questa lunga scalinata simboleggia la tristezza di Shu. Percorrila tutta calpestando uno dopo l'altro ogni singolo gradino. Ho desiderato ardentemente che il tuo corpo avesse almeno una ferita inferta con la tecnica di Shu. Però ad ucciderti sarà il pugno di un mondo sprofondato nel caos. Bello! Bravo! Allora, sappiate una cosa, ve lo dico ufficialmente a tutti quanti i nostri fan e soprattutto ai fan di Ken il Guerriero. Io ho dei problemi perché avevo 18 anni, 17-18 anni quando ho doppiato Ken il Guerriero. Sappiamo quanto è grosso, cioè possiamo anche, per chi non fosse come dire avvezzo, questo non è certo una mammoletta, è un pezzo da 90, un cristone. Io avevo una vocina piccola piccola, molto passa la palla, e dovevo quindi fare il vocione. Per farlo mi veniva fuori tipo il mago Pancione e C, perché lo facevo in questa maniera praticamente, Ken il Guerriero. Quindi non lo so fare più Ken il Guerriero. Se volete farvi un audio di Ken il Guerriero, chiedetelo a Lorenzo, perché io non sono più in grado di farlo, veramente non ho più quella voce. E andiamo a chiudere con Pietro Ubaldi, l'ha indovinato Luca, abbiamo detto, andiamo ad ascoltare Pietro Ubaldi da Lo Show di Patrick Stella. Buon assalto! Per mille salse tartare sono di nuovo senza cibo. Ho soltanto queste stupide lattine con sopra la fotografia del cibo. Io ho bisogno di vero cibo, non di fotografie. Oh, si direbbe che il cibo sia all'interno di queste lattine. Oh, povero me! Sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo! Devo ancora lavarmi le bermuda e mettermi i denti! Bisogna sempre lavarsi i denti al mattino. Bravo Pietro, bravo Pietro, evviva! Queste sono le vostre clip, per chi le ha votate, per chi ha indovinato. Bravi, siete stati bravi, perché non erano facili. Mi sono reso conto poi dopo che non erano facili per niente. Però 22 e 24 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto sulla radio, alla visione su Facebook e su YouTube di Dopocena con Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Se volete potete mettere un like alla pagina Facebook dove stiamo trasmettendo in questo momento, perché come fare l'applauso? Noi attori, a noi piace l'applauso, cioè non è un vanto, non è una cosa brutta. Quando stiamo sul palcoscenico, se non ci battono le mani, noi ci rimaniamo male. E l'applauso virtuale della radio virtuale è quello di mettere un like sulla pagina Facebook e condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, perché è la maniera in cui ci facciamo pubblicità attraverso il vostro consenso e la vostra partecipazione. Grazie di essere con noi. Adesso tocca, se non ricordo male, a Lorenzo mettere il suo secondo pezzo, giusto? Quale metto? Dunque il numero uno senz'altro. Numero uno senz'altro, beh vabbè, sì, io non dico niente, dimmi solo perché l'hai portato, perché è un pezzone. L'ho portato perché negli anni della mia giovinezza, le prime uscite con gli amici e dalla conquista della patente in avanti,
tutte le più belle serate nascevano sotto queste note. È veramente note importanti, per chi le conosce è rinverdirle, per chi non le conosce è mettersi in bagaglio musicale qualcosa di veramente fico. Siamo nel 1979, loro sono gli AC/DC, la corrente alternata, e questa è Highway to Hell, in diretta per voi su Radio Cigliano. Senti che roba, senti bomba, come pompa questa bomba, una cifra veramente alla grande. Allora, ma Emanuela, quando stacchi, quando non hai nulla da fare che riguarda il lavoro, proprio completamente priva di lavoro, come ti rilassi tu? Qual è la tua maniera per rilassarti? Allora, io sono molto attiva sui social, per cui spesso passo anche del tempo a rispondere ai messaggi, a rispondere ai ragazzi, insomma, quindi a rimanere con loro. Perché come dico sempre, li leggo, li ascolto, i consigli, le critiche, mi piace questo, non mi piace quello, e cresciamo insieme. Però se devo staccare completamente, mi immergo nella musica come fa Pietro, nel senso che ho le mie lezioni di canto, quindi mi metto a studiare dei pezzi, a sperimentare anche pezzi e generi diversi, perché serve tantissimo. E poi ho l'altra passione che è la danza, per cui ho le mie lezioni di danza, per cui mollo tutto, prendo la mia borsa e corro a lezione, e per me è veramente uno stacco totale. È proprio il relax vero? Sì, relax vero, è il momento in cui ti rilassi. Poi in realtà no, perché fai una fatica bestia, puro pazzesco, però classica, però stacchi completamente, cioè il momento in cui tu riesci a trovare il tempo per mettere il tuo corpo in armonia con lo spazio, con la musica, e riesci veramente a trasfigurarti per un'oretta, proprio a vivere in un altro pianeta, ed è importantissimo per ricaricarmi. Pietro, come ti ricarichi tu? Come stacchi completamente? Che cosa fai? Come lei, canto, vado a lezione di canto da una vita, ascolto un sacco di cose via internet ormai, o se no la musica la posso ascoltare, non ho altri supporti in casa, se devo ascoltare qualcosa andavo in macchina. No. Questo è bellissimo. E poi mi piace mangiare, neanche tanto far da mangiare, mangiare proprio, mangiare e bere, e andare a teatro. E quando posso fare dei bei viaggi. Bene, quello e sì. Ci piace veramente. E guarda, vorrei fare ginnastica, per mia sorella insegna ginnastica e pilates da una vita, cerca sempre di convincermi, io la faccio dal traiato con l'elastico e dopo un po' mollo. Senti Pietro, questa è Federica, che evidentemente ha una tua fotografia presa all'Etna Comics come video, quindi ciao Federica, grazie di essere qui con noi in questo momento. Lorenzo, Lorenzo, tu invece come stacchi completamente? Non ascoltando musica, se devo staccare del tutto ci sono poche cose che mi aiutano. Una sicuramente è rifugiarmi nella mia famiglia, che non è in questo caso quella composta da mia moglie e mio figlio, ma quella di mio padre e sua moglie, e magari riuscire ad andare nella loro tenuta di campagna e stare qualche giorno lì. Capita raramente, però aspetta che disannuncio AC/DC, Highway to Hell, l'autostrada per l'inferno, che sembra una cosa tremenda, però è nel climax, nel proprio nell'aria degli AC/DC che abbiamo ascoltato in diretta su Radio Cigliano. C'è un nostro amico che fa una filippica lunghissima, la voglio leggere. Tre ospiti, tre foto, e ognuno di loro mi accompagna nella vita. A Lorenzo dico che riesce a tirare fuori il meglio di me, e se cado riesce a tirarmi su. A Emanuela la stimo molto, e Nami in One Grazie. Piece è indispensabile, e se vuole Barbie gliele posso prestare. Pietro è grande perché a modo suo è riuscito a farsi conoscere in tanti doppiaggi, e Barbarossa è il preferito. A tutti e tre siete grandi, vi voglio bene. Davide, romanato da Bovolenta, che guardate che cosa ha tirato fuori, ha fatto una sfilata di Dragon Ball e li ha messi sotto le nostre immagini mentre ci sta guardando su un televisore 90.000 pollici praticamente. Ci vede bene, ci vede benissimo. Evviva grande Davide, grazie. Evviva grande Davide, grande Davide. Allora io devo prendere un attimo di tempo, perché ci sono le sponsorizzazioni della trasmissione. Ricordo che sono sponsorizzazioni pro bono,
buono, nel senso che non ci abbiamo una lira, sono solo scambio di link. Dopo cena con è in diretta video anche sulla home page di voci.fm, il sito delle voci italiane con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. E con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere il naturale tono della voce. 22:31 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto, come vi ho già detto, ma anche alla visione di Dopo Cena con, e siete in compagnia di tre grandi professionisti che sono sulla breccia da tantissimo tempo: Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Siamo entrati nella fase 2 della quarantena, noi doppiatori possiamo andare a lavorare e qualcuno non perde le vecchie abitudini del giovedì sera, vero Christian? Alessio. Sì, benvenuto. Alessio, amico mio. Come va stasera? Sono contento di essere di nuovo qui sulla tua radio. Ovviamente saluto il tuo pubblico. Grazie. I tuoi ospiti, grazie, amici, colleghi milanesi, fantastici. Sì. Per galanteria inizierei da Emanuela Pacotto. Hai fatto anche un film con Nanni Loi, lo sai? Ma davvero? E quale? Pacco doppio Pacco e contro Pacotto. Ma dai, non ti vergogni? Ho fatto una battuta, Alessio. Sono il re dell'ironia. Ma non è vero. Il re dell'ironia. Non è vero. Lei non solo è brava e bella e ha fatto tante cose, tanti cartoni. Uh-huh. Lei è la voce di Bulma, Nami. È vero, e poi? Soreta. Ma che dici? Va avanti, finisci! Ha interpretato, oltre la voce, Marika in Kiss Me Licia. Mamma mia, quanti ricordi, andava in onda tutti i pomeriggi. Tu lo vedevi? Neanche per il cazzo. No, un po' meno, per favore. Scendevo in Vespa e mi gettavo nella nebbia pur di non vederlo. Emanuela, perdonalo, non sa che cosa dice. Emanuela, io sono il re dell'ironia. E? Ma figurate, Lorenzo Scattorin, ecco, doppiatore milanese, anche lui, terza generazione. 48 anni, se non vado errato, ma non ne dimostra più di 50. Pure te, altre però. Battute, battute anche vecchie, non mie. Fra i vari doppiaggi, Omar Sy, i personaggi, cartoni, anche la voce di D-Max dal 2011 e la voce dal 2013 di Cartoon Network. Tanta roba. Sei diventato un ottimo biografo, complimenti. E poi Pietro Ubaldi. Eccolo Pietro qua. Ubaldi, abbiamo fatto anche dei comic, insomma, sì, cose del genere con Pietro, dove parlavo solo io. Ricordi Pietro? Non faccio parlare nessuno. Mai. Sono un po' scostumato. Tra l'altro la voce di Geoffrey Rush, sì, nei Pirati, fra i vari doppiaggi. Mi hanno raccontato una barzellettina, ve la dico. No. Lezione di anatomia. No, ti prego, no. Il professore chiede a una studentessa: signorina, qual è quella parte del corpo che si dilata fino a 10 volte? Christian. Le risponde: no. Beh, il pene. No. No, signorina, è la pupilla. Ma faccia i complimenti al suo ragazzo. No, questa è tremenda, è almeno 50 anni. Io sono il re dell'ironia. Ma non è vero. Emanuela, Lorenzo, Pietro, anche stasera ho lo scassacazzi di turno. Purtroppo. Sì, che mi mandano lì per fare l'ascolto, capito? Non mettere appoggiature, attento alla GL, amico mio. Va bene, signor Danzando, come dice Frost, due strade trova ed è bosco. Ed io scelsi la meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. No, è per questo che fai cagare. Tu. Cambiato anche intonazione. Ah, Alessio. Sì. Emanuela, Lorenzo, Pietro. Sì. Il tempo è finito. Meno male. Cosa dire? Non sono luoghi comuni. Mai. Nascono da realtà conclamate che si ripetono nel tempo. Buonanotte, amici miei, e buonanotte a sto no, cazzo. No, per carità, non provocatelo mai. Buonanotte. Perché... Buonanotte veramente. Ricordiamo che su Radio Cigliano Christian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia, che vedete in questa fotografia e che dice: mi sono ufficialmente innamorato di Emanuela Pacotto. Quindi sappilo, Emanuela, hai veramente un fan che sbrodola per te. Sta a Napoli, un po' lontano, adesso non si può fare il salto di regione, quindi non so come farà.
potrete fare una cosa virtuale, però quella sicuramente, veramente sì. E allora ho anche qualche altro piccolo consiglio da darvi, sempre per gli scambi di link che non ci danno soldi ma ci danno un po' di visibilità. Roba da doppiatori non è una fanpage, non fanno fandub, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è: diamo voce alle voci, seguiteli sui social dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. Last but not least, Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi, oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. E Roba da Doppiatori ha preparato delle reaction per voi. Questa è per Emanuela. Abbiamo Bulma in Dragon Ball Z, Jesse in Pokémon e Nami in One Piece, e ti chiedono: qual è stata di più soddisfazione doppiare e qual è stata più difficile? Non posso scegliere, perché sono tre personaggi con cui praticamente convivo da, non so, 15 ma ce n'è uno anni, che ce n'è uno che trovi anni. Ce n'è uno che quando vai al turno dici: vabbè, questo un pelo di più, c'ha un pochino di più. No, tutti uguali. Ma non tutti uguali, sono talmente tutte e tre diverse, ma tutte e tre talmente eccentriche, simpatiche, divertenti, abbiamo vissuto un sacco di avventure insieme, che no, veramente, non fatemi scegliere. Non si può scegliere. Altrimenti preparatevi a passare dei guai. No, è qua, eh? È qua, anche lei. Ce l'hai tutte, ce l'hai veramente tutte, porca miseria, c'hai una collezione, vero? Sì, sono nerdissima dentro. Vabbè, ma è giusto, mi piace, perché anche io sono non c'ho le action figure, ma vedi che c'ho qua, sembra di stare alla NASA, quindi veramente siamo nerd dentro e questo ci piace. Mentre siamo invece, bambinoni dentro. È vero, bambinoni, e ci piace anche questo. Lorenzo, sempre roba da doppiatori, Sam Drake di Uncharted 4, Sanji di One Piece e Joel di The Last of Us, il più difficile e il più di soddisfazione? Stavo pensando ascoltando Manuela. No, adesso io non posso dire, non fatemi scegliere. Però porca miseria, fate i gemellini veramente. Guarda il più difficile direi Sanji, per una semplice ragione, che lo porto avanti da 15 anni. E come mi è capitato di raccontare, rubo 10 secondi, quando se non ricordo male, io non ho fatto il provino per Sanji, mi è stato attribuito il ruolo, e le prime volte che lo vedevo dicevo: ma io come, che cavolo di caratteristiche gli do, che sfumature gli do, che cosa mi invento? E poi, a furia di guardarlo, insomma, mi trasmetteva delle cose che mi ricordavano determinate voci, determinate, e quindi alla fine ho trovato, insomma, il mix giusto. Io sono un fan di Lupin, diciamo, di quello originale. Chi Roberto non è un fan, porca miseria. È stata una di quelle voci che io ho amato profondamente e dalle quali, in maniera molto 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 modesta, dico, ho cercato di rubare qualcosa, certo, e poi di farla mia, chiaramente. Quindi Sanji è un pochino ispirato a quel genere lì. Portarlo avanti per, no, di più di 15 anni forse, 17 anni, e non è stato facile, quindi per questo dico che probabilmente è il più difficile. Certo, se ci facessero poi magari doppiare anche l'altro restante parte delle puntate, noi saremmo contenti, perché siamo fermi ormai da non so quanto tempo. Poi tra l'altro, quando lo fai, lui non cresce, lui non è che invecchia, non è l'attore in carne e ossa che invecchia, lui va avanti, certo. E noi facciamo una fatica pazzesca. Ogni tanto mi chiede qualcuno: ma tornerai a fare i Digimon, se torneranno? Ragazzi, io i Digimon l'ho fatti nel 2000, avevo 30 anni, adesso ne ho 50, c'è da vedere se riesco a coprire, non lo so, vedremo, lo scopriremo vivendo, faremo un provino, non lo so che succederà. Quindi con i cartoni animati è difficile, perché loro restano immutati e noi ci avviamo sul viale del tramonto, diciamo, quindi insomma non è il tramonto. Cerchiamo con tutte le forze di restare sul pezzo, ma è sempre più complicato. Guarda, tramonto, perché io adoro i tramonti, quindi è sempre una cosa bella il tramonto. Pietro Ubaldi, sempre roba da doppiatori, ti vede insieme a Doraemon, Glimax Vox di Ratchet Gladiator e Reinhardt di Overwatch. Il più difficile e il più di soddisfazione? Oh,
i due a destra, il centro e destra, sono i videogiochi, per sì. cui Reinhard direi, perché è un videogioco molto bello della Blizzard, e poi devo dire che purtroppo quello l'ho ereditato da Paolo Marchese, che poi non so più per quale motivo non l'ha voluto fare o non lo poteva fare, e avevo paura che i fan, che in questo caso dei videogiochi sono spietati, sì. se la prendessero con me. È vero. E invece no, perché ho dato un po' di Marchese e un po' dell'originale, a cui pure lui si sarà ispirato. Certo. E come personaggio io Doraemon, come ti dicevo, lo faccio dalla metà degli anni Ottanta, per cui l'evoluzione del personaggio, diciamo che lo schema rimane sempre quello, però la simpatia, le situazioni, sono quelle che oltre al fatto che è quello che mi ha dato più da vivere in assoluto in termini proprio materiali, per cui che non guasta ricordare, non guasta ricordare che noi ci divertiamo, però per noi è anche lavoro, no? Quando ci dicono "ma tu qua sei stato e ci fanno le cose", ricordatevi che noi ci lavoriamo con questa roba. Cioè non è che è come se io venissi sul posto di lavoro vostro a dire "ma tu qua vedi dovevi fare in questa maniera, hai fatto in quest'altra". No, è un lavoro per noi, ci guadagniamo e ci lavoriamo. Rubo ancora un minuto per una causa importante, però una voce per lo Spallanzani. Ci hanno chiesto di fare la dottoressa Antonella Giannaccaro in collaborazione con l'associazione Le Voci del Cuore Dop Onlus, e l'approvazione della direzione generale dell'Istituto Spallanzani ha creato l'iniziativa Una Voce per lo Spallanzani. Molti di noi hanno fatto delle voci, hanno fatto dei video nei quali dicono di donare. Ma perché donare? Perché l'Istituto Spallanzani, che è uno dei più importanti e illustri d'Italia, ha bisogno di soldi, perché in questo momento servono soldi per la ricerca su questo maledetto virus, il Covid-19. Se cliccate sul rosso fare una donazione, finite dalle infermiere sorridenti, che ultimamente penso sorridenti non siano con tutto quello che hanno da fare, ma scendendo c'è la raccolta fondi per attività assistenziali e ricerca sul Covid-19. Io vi faccio vedere che in un mese e mezzo si sono raccolte 6.855 donazioni, per un totale che supera i 265.000 euro. Quindi siamo stati bravi a donare, e vi faccio vedere questo, che oltre a donare con l'IBAN c'è la possibilità di donare partendo da un euro, il caffè che molti di noi non hanno preso durante al bar durante il periodo di quarantena. Non si poteva andare al bar, sono ancora chiusi, adesso l'asporto è premesso da qualche giorno, però insomma io direi che è veramente il caso di andare a donare se volete, ed è un'iniziativa fatta insieme a Una Voce per lo Spallanzani, questa è la pagina Facebook, e insieme alle Voci del Cuore, la iniziativa Onlus, mi metto anche il cappello d'ordinanza, eccolo qua, organizzata da Ilaria Stagni, ma che ormai ci raccoglie un po' tutti quanti. Andiamo di solito nei reparti oncologici degli ospedali, dai bambini che non si possono muovere, che sono in lunga degenza, a dargli un po' di conforto leggendogli una favola con la voce di questo o con la voce di quello, e cerchiamo di... Adesso non si può fare e abbiamo fatto la voce per lo Spallanzani. Poi c'è Lorenzo Barruscotto, lore1981.doc, vende ritratti di Instagram per l'emergenza coronavirus. Da poco è approdato su eBay, dove basta cercare ritratti per aiutare chi aiuta. È un'iniziativa ufficiale approvata da Croce Rossa, dall'Istituto Spallanzani e dal sito Nurse Times. La casa editrice Bonelli, con cui ha fatto svariate collaborazioni, sta valutando se aggiungere alcuni suoi ritratti per la loro campagna, sempre a favore dello Spallanzani. Si può scegliere a chi donare seguendo i link diretti che sono sotto ogni opera. E ha realizzato il ritratto del pontefice, tra l'altro, che gliel'ha autografato di suo pugno, però non è quello che mette in vendita, ovviamente, perché mi sembra non lo metterei in vendita nemmeno io. Mentre anche la seriatrice Liliana Segre ha scritto per ringraziare del ritratto che ha fatto per lei. Il suo claim, il suo motto è: anche un piccolo aiuto fa la differenza. Questi disegni si comprano a 10 euro l'uno. Se lo volete, ve lo spedisce, avrete originale su carta, ovviamente, e sarà bello aver contribuito alla causa, perché in questo momento ce n'è veramente bisogno. 22:44 su Radio Cigliano, c'è Dopo Cena con Pietro Ubaldi, Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin. A chi tocca mettere, mi sono perso, a chi tocca mettere il disco adesso? Chi è stato l'ultimo? È stato Lorenzo, penso. Quindi tocca a Emanuela. Emanuela, il tuo terzo disco quale sarà? Ok, la traccia 1. La traccia 1, la carico, perché l'hai portata questa sera? Allora, perché questo pezzo è di un giovane artista che è, o meglio, era
famoso in tutto il mondo, apprezzato da veramente da tutti gli intenditori, perlomeno da chi apprezza questo genere musicale, ed è stata una figura decisamente molto importante. Ma è uscito un film documentario sulla sua vita che io ho visto e che vi consiglio di andare a cercare e di vedere, perché mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere su tante cose, perché molte volte noi vediamo una persona di successo e quindi magari la invidiamo, e invece in realtà in questo documentario molto molto vero si può vedere come molte volte magari il tuo sogno diventa il tuo incubo, e quindi questa figura mi ha colpito e mi accompagna molte volte, mi fa riflettere su tante cose. Tra l'altro un grande DJ producer, a 28 anni ci ha lasciati in maniera traumatica, e stanno uscendo tanti dischi postumi che con delle idee che aveva fatto di collaborazioni con altri artisti che si sono risvegliati, diciamo, e stanno un po' forse sfruttando il suo nome in questo momento, perché non essendo un Michael Jackson che ha lasciato un pezzo inciso che tu senti la sua voce magari di 15 anni fa, di 20 anni fa, secondo me questo è veramente un po' cannibalismo musicale. Ma tant'è, ce l'andiamo ad ascoltare, è un pezzo questo del 2013, quando lui ovviamente era ancora ben presente su questo mondo. Avicii con Aloe Black, questo è Wake Me Up su Radio Cigliano. Questa è un'altra bella canzone, tra l'altro lui aveva degli stili che si differenziavano tantissimo da pezzo a pezzo. Era... Sì, ma tra l'altro con tutti i collaboratori che hanno lavorato con lui l'hanno dichiarato un genio assoluto, sì. Cioè grosse persone, grossi personaggi, quando si trovavano di fronte a lui, cioè, erano increduli da quello che poteva tirar fuori, dalle cose che si è inventato, tra l'altro con la sua giovane età, insomma. Giovanissimo, perché, ripeto, è morto a 28 anni, ma praticamente aveva già una produzione solida alle spalle, veramente importante. E niente, ci lasciano, dobbiamo far tesoro, secondo me, di quello che ci hanno lasciato. E delle... ma veramente, io consiglio a tutti quelli che ci ascoltano di andare a cercare questo film documentario e... scoprirete un personaggio che, cioè, chi lo ha conosciuto nelle grosse performance, nei grossi concerti, scoprirà un personaggio con uno spessore, una particolarità, un'umanità veramente singolare, quindi fa riflettere. Cercatelo, andate veramente a cercarlo. Pietro, ma è stato difficile selezionare per questa serata solo 4 canzoni? In realtà io ascolto un po' di tutto, sono un po' onnivoro, tranne, diciamo, le ultimissime cose, rap, trap, salvo rari casi a cui non sono abituato, e non dico che sia solo cacofonia, solo rumore, però a me piacciono le canzoni che raccontano delle storie, che mi diano delle belle emozioni, mi piacciono più le cose in generale, più cantate che solo suonate, però ascolto veramente di tutto, dall'opera. Diciamo che essendo un romanticone mi piacciono le cose con dentro più melodia, che mi fanno venire la pelle d'oca piuttosto che... Eh beh, certo, quelle che ti macerano dentro e che poi le rivomiti fuori con un'altra aria praticamente. Lorenzo, difficile selezionare solo 4 pezzi per oggi? Mi hai tolto dalla bocca una cosa che avrei voluto dire, perché quando hai chiesto 4 pezzi io ero pronto con una 60 quantomeno. Ti dico soltanto che in assoluto mi piacciono molti gruppi musicali, molti complessi. In assoluto quelli che amo di più sono i Queen. Ah sì. Tanto per dirne una. Questo lo posso dire a chi ci sta ascoltando: io non ho scelto nessuna canzone di Queen, non dico che cosa, ma non ho scelto nessun brano dei Queen. Questo. Mi limito a dire questo e basta. Questo per spiegarti quante dovrebbero essere stati. Dovresti mettere 75. Emanuela, difficile selezionarne solo 4? Sì, perché io ho dovuto fare una lista, prima lista molto più lunga. Poi ho cominciato a dire, vabbè, devono rimanere, allora questa qui magari no, questa qui sì, però vabbè. E alla fine sono rimaste quelle 4. Anche perché io sono una persona che vive anche momenti e sensazioni, per cui magari c'è un pezzo che magari in quell'anno ha rappresentato tantissimo, poi magari adesso, infatti ho scelto tipo i Meduza con Becky Hill, perché in questo momento la sto ascoltando a loop, poi magari 2 anni fa ascoltavo tantissimo un altro pezzo. Ci sono proprio delle canzoni che magari per me rappresentano proprio una stagione,
però in quella stagione sono importanti. E allora fatemi disannunciare, dopodiché siamo col questionario di Proust. Avicii con Aloe Black, Wake Me Up, dal 2013, terzo pezzo che porta alla vostra sensibilità musicale, ma anche alla mia, perché come dico sempre, conoscere gli artisti anche attraverso la musica è un plus, si arriva direttamente al cuore con la musica, e stiamo conoscendo i nostri amici, in questo caso Emanuela Pacotto, ma anche Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi, che sono ospiti questa sera a Dopocena con. È il momento del questionario di Proust, non abbiate timore, perché che vi ripeto, è tutto molto semplice, perché poi i nostri amici, soprattutto chi non ha mai visto la trasmissione del questionario di Proust, sanno veramente poco. E allora lo racconto anche per voi, che magari è la prima volta che capitate a Dopocena con. Nella prima metà dell'Ottocento, Proust era adolescente, e una sua amica adolescente gli sottopose una delle domande tratte da una rivista inglese sulla sfera personale. Lui rispose e mise via il tutto. 20 anni dopo ritrovò questo plico, senza leggere le risposte date 20 anni prima, rispose di nuovo e si rese conto, guarda, che si cambia nella vita e che quindi le domande possono essere diverse. La formula la conoscete, è quella del botta e risposta, e oltre al botta e risposta, se volete passare, ovviamente non ci sono problemi. Io a questo punto, visto che siete stati sempre cavalieri, direi che facciamo iniziare Emanuela, tanto a chi tocca non si ingrugna. Dai, inizi tu, ma tanto poi tocca a tutti quanti la prima domanda, dai, rompi tu il ghiaccio, perché vedo che sono molto cavalieri i nostri cavalieri qua, quindi insomma dai, inizia tu, è facile e ci divertiamo tutti quanti insieme. Signore e signori, vi presento alle 22:51 su Radio Cigliano il questionario di Proust per Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Emanuela, il tratto principale del tuo carattere? Divertente. Lorenzo, il tratto principale del tuo carattere? Affettuoso. Pietro, il tratto principale del tuo carattere? Ansia. Lorenzo, il tuo principale difetto? La lealtà. Pietro, il tuo principale difetto? Non mi prendo responsabilità. Emanuela, il tuo principale difetto? Sono vera. Pietro, la qualità che vorresti avere? Passo. Emanuela, la qualità che vorresti avere? Un po' più paziente. Lorenzo, la qualità che vorresti avere? Farmi scivolare le cose addosso. Emanuela, la tua occupazione preferita? Essere serena. Cercare la serenità. Lorenzo, la tua occupazione preferita? Papà. E Pietro, la tua occupazione preferita? Cantare. Lorenzo, cosa detesti più di tutto? La falsità. Pietro, cosa detesti più di tutto? Mi unisco a quello che ha detto Lorenzo. Emanuela, cosa detesti più di tutto? Passo. Pietro, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La dolcezza. Emanuela, la qualità che apprezzi in un uomo? Saper ascoltare. Lorenzo, la qualità che apprezzi in un uomo? La lealtà. Emanuela, la qualità che apprezzi in una donna? La complicità vera, però, sincera. Lorenzo, la qualità che apprezzi in una donna? La trasparenza. Pietro, la qualità che apprezzi in una donna? La sensibilità. Lorenzo, dov'eri nella tua vita precedente? Ne ho la più pallida idea. Pietro, dov'eri nella tua vita precedente? Boh, uno scarafone. Emanuela, dov'eri nella tua vita precedente? Quale delle tante? Pietro, come percepisci il tempo? Non ci penso. Emanuela, come percepisci il tempo? Non lo percepisco, nel senso che non lo vivo. Vivo giorno dopo giorno. Lorenzo, come percepisci il tempo? Come qualcosa che mi sfugge dalle mani. Emanuela, il tuo eroe nella vita reale? Passo. Lorenzo, il tuo eroe nella vita reale? Chi riesce ad andare a far del bene in terre martoriate dalla guerra. Pietro, il tuo eroe nella vita reale? Chi ha il coraggio di non lamentarsi mai.
Lorenzo, il tuo motto? Senza entusiasmo non si è mai fatto nulla di grande. Pietro, il tuo motto? Ma. Emanuela, il tuo motto? Non mollare. Abbi la forza di non mollare. Pietro, il tuo sogno di felicità? Continuare a indossare i panni dei personaggi. Emanuela, cantando. Emanuela, il tuo sogno di felicità? Trovare, come prima, la serenità. Lorenzo. Essere sereni. Lorenzo, il tuo sogno di felicità? Essere sereni vivendo a pieno. Emanuela, il tuo colore preferito? Dipende dalle stagioni, in questo momento ti dico il rosa. Lorenzo, il tuo colore preferito? Il blu. Pietro, il tuo colore preferito? Arancione. Lorenzo, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Oddio mio, troppe cose, forse ascolta chi la sa più lunga di te. Pietro, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di avere un po' più di coraggio. Emanuela, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di non perdere mai quella gioia di vivere che avevo da piccola, di non perderla mai. Pietro, come vorresti morire? Non si vede, ma mi sto toccando. Emanuela, come vorresti morire? In pace, senza rimpianti. Lorenzo, come vorresti morire? Avendo salutato tutte le persone a cui voglio bene. E questo è il questionario di Proust per Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi su Radio Cigliano a dopo cena con... Vabbè, non era così complicato, dai. No, vabbè, tosto, però. Alcune sono domande che potevamo aprire... dei contenziosi infiniti praticamente, esatto, potevamo andarci esatto. Fino a domani mattina, veramente esatto. Allora, io ho anche dei nostri amici che hanno mandato i contro selfie. Per esempio Marco da Canicattia ha mandato il contro selfie al 328 7948 796. Ragazzi, io stasera non vi sto veramente seguendo da nessuna parte perché non è bellissima la puntata, stiamo interagendo tra di noi, quindi spero di riuscire almeno a mandare in onda tutti i controselfie, ma ce ne sono 80 oltre tutti quelli che ho già mandato, quindi la vedo veramente complicata. Però sappiate che tra un po' produrremo il selfie di giornata e per averlo l'unica maniera è mandare anche solo un ciao al 328 7948 796. Facile. Pietro, tanto mai, però un pochino mi dovrò, la mia pila si sta spegnendo piano, però mi attacco alla corrente, sì. Adesso guarda, dimmi il tuo disco, così mentre presentiamo il disco, mentre va il disco, possiamo poi attaccare la corrente, sì, al okay. Telefonino. Quale metto, il numero 1 o il numero 2? Il numero 1. Perché? Perché prima parlavo di rapper, di cose che in genere, il genere non mi piace molto. Però, e poi devo dire che ascolto più la musica cantata, ma non capisco. A volte non capisco bene le parole, perché non mi ricordo mai, faccio una specie di gramlo, canto quel cacchio che mi viene in mente, eccetera, eccetera. Però Gali mi è sembrato moderno, ma dice delle cose belle, le dice bene, con un ritmo giusto, mi sembra uno intelligente. Adesso tra l'altro ha fatto anche una specie di spot voluto da Sala per Milano, e devo dire che è molto misurato, rimane esattamente quello che è. Non è per niente, come dice Lecchino, eccetera, eccetera. Dice, pensa a Milano della periferia più che alla Milano del centro, però è bello, mi piace. Sai che c'è? Che ultimamente ci sono molti cantanti, rap, trap anche, che stanno cantando le città. È tornata la moda di cantare le città. Anche Roma l'hanno cantata in tanti ultimamente, a partire da un milanese doc che è Max Pezzali, che ha fatto una canzone dedicata a Roma ultimamente. Quindi veramente stanno un po' riscoprendo le città e quello che è le periferie, come dici anche tu. Certo, che sì. Poi era un po' il, come si chiama, il leitmotiv degli anni 60, un pochino, di parlare delle periferie, se ne parlava veramente tanto. E allora andiamo a scoprire insieme questo pezzo che è veramente bello, eccezionale. Stiamo parlando di Gali, è un pezzo del 2018, si intitola Cara Italia, su Radio Cigliano. Fumo, entro, cambio faccia,
come va a finire si sa già. Bello, bello. Sentite, vi ricordo sempre che sulla radio li ascoltate bene. Allora, io mi perdo i nomi di tutti quanti. Qua c'è un'altra foto, ricordi di Lucca Comics passati, che volevo condividere e mostrare ad Emanuela e al signor Ubaldi. Allora, devo prendere anche quello di Emanuela, perché avevo preso soltanto quello di Pietro. Lui si chiama... oddio, come si chiama? Non lo so, perché non si firma, ma forse ve lo ricorderete voi perché ci avete fatto le fotografie. Questa l'ha fatta insieme a Pietro e questa invece l'ha fatta insieme a Emanuela. Sono... com'è la frequentazione vostra dei comics, delle varie fiere di fumetti e quant'altro? Vi piace andarci? Vi divertite? Emanuela, partiamo da te. Ma io in realtà, a differenza di quello che può sembrare, non frequento tantissime fiere, tantissimi eventi, però ormai sono non so quanti anni che sono presenza fissa a Lucca Comics, che è assolutamente l'eventone italiano, cioè una fiera famosa non in Italia ma in tutto il mondo. Eh sì. E mi piace molto perché è bello proprio il clima che si vive, la fiera è all'interno delle mura della vecchia Lucca, per cui ha chiaramente una cornice unica al mondo, e l'atmosfera che si vive in quei giorni è assolutamente un'atmosfera unica e reale di divertimento, riesce veramente ad avere un'affluenza di 500.000 persone in 5 giorni, però assolutamente tutti educati, tutti innamorati, c'è allegria, dello stesso mondo, con la stessa passione. Si vive veramente un'atmosfera incredibile, festa che dura 5 giorni. C'è tanta allegria, io quando vado a Romix a Roma trovo veramente tanta allegria, tanta gente che sta là solo per divertirsi, e viva Dio veramente, perché uno deve anche stare in un posto solo per divertirsi. Lorenzo, tu ci vai, ti capita di andarci? Io ho avuto un periodo in cui ho frequentato alcuni, diciamo, festival, no, degli anime, dei fumetti, eccetera, e uno dei primi, forse il primo, se non ricordo male, è stato proprio con Manuela, però non vorrei dire una sciocchezza, che era il Cavacon. Sì, non dico, ma... a Cava dei Tirreni, a Cava, certo. Dei Tirreni. Esattamente, e poi comunque ho avuto la possibilità di... attraverso Maurizio Merluzzo di essere trascinato nel turbine, sì, quello della è trascinante, sua meravigliosa follia. Sì, è folle. E stando con lui ho avuto la possibilità, per esempio, di andare in Sicilia, ho scoperto una terra meravigliosa e della gente meravigliosa. È vero. È un'occasione per me di conoscere posti che normalmente vedrei meno facilmente, insomma. Pietro, anche tu sei un habitué dei... Sì. Ho cominciato non tantissimi anni fa, però poi non ho più smesso. È come... diventa un vizio. A volte mi richiamano nello stesso festival per anni di seguito, eccetera, eccetera. Mi piacciono sia quelli grandi, grandi come Lucca, in cui ho fatto anche delle cose belle, abbastanza importanti, in cui mi sono molto divertito, ma anche quelli piccolini fatti con estrema passione, dove conosci tutti, dove ti portano a vivere la loro vita, a mangiare, la Sicilia, tutto il sud, per esempio, ho avuto dei rapporti bellissimi, e adesso è tutto fermo per via del coronavirus, per cui chissà quando riprenderà. Aspetta che disannuncio. Gali, cara Italia, è il terzo pezzo portato da Pietro Ubaldi, l'avete ascoltato, è la parte un po' trap, un po' rap di Pietro Ubaldi, il massimo proprio, oltre questa non possiamo andare, non possiamo chiedere a Pietro, però è bello che ci sia anche questa bella modernità che ci ha fatto sentire in questo momento. Io andrei subito a lanciare il terzo pezzo di Lorenzo, così non ci allunghiamo più di tanto. Lorenzo, quale pezzo mettiamo? Direi senza dubbio il 4. Ok, allora ti lascio il microfono per raccontarci perché l'hai portato. Questo che non è un pezzo, è un... tu porti dei pezzoni uno meglio dell'altro, devo dire la verità. Perché questo? Perché mi ricorda il mio secondo inizio, cioè era un periodo in cui vivevo fuori Milano e frequentavo la scuola di teatro qui a Milano del CTA, venivo al sabato perché vivendo fuori Milano lavoravo anche fuori Milano, quindi durante la settimana, e tutte le mattine io questo pezzo l'ho sentito fino alla nausea per i 2 anni del biennio e poi ovviamente a seguire, ma quei 2 anni soprattutto 97-99 mi sono rimasti impressi nella memoria e nel cuore. E allora torniamo indietro nel 97-99 con un pezzo strepitoso. Questo è un di un po' prima, è del 91 il pezzo, però evidentemente in quegli anni si ascoltava tanto. Signore e signori, chapeau, you due, one, in diretta per voi su Radio Cigliano. Vabbè.
Che pezzone veramente eccezionale. Allora, ragazzi, altra non è polemica, richiesta proprio. Partiamo da Emanuela. Tanti mi dicono, sai, io ho una bella voce, non ho una bella voce, che sappiamo che non è importante per fare il nostro lavoro avere una bella voce, ma vorrei fare il doppiatore facendo direttamente il doppiatore. Io non voglio fare l'attore, non voglio fare il teatro, non voglio fare televisione, non voglio fare niente, voglio fare direttamente il doppiatore. Tu che ne pensi, Emanuele? È uno step possibile? Ma che no, assolutamente no, nel senso che non è che necessariamente devi fare teatro per cominciare, però devi essere un attore, perché la recitazione è proprio la base di un doppiatore. Soprattutto poi con la tecnologia, in questi ultimi anni la tecnologia ha accelerato tutti i meccanismi di lavorazione del doppiaggio, per cui non è che si può stare lì a spiegare la battuta, come fare la recitazione deve essere proprio acquisita. Recitare un ruolo piuttosto che un altro, un personaggio piuttosto che un altro, deve veramente essere l'ABC per un doppiatore, quindi è fondamentale saper recitare. Pietro, che ne dici? Sì, beh, io poi figurati, sono più vecchio, per cui ti dirò che tra l'altro a me piaceva più il teatro di parola di una volta, che il teatro dove si usa molto il corpo, c'erano i laboratori che andavano già oltre, per cui a me la parola, la buona dizione, il saper stare in scena, costruire il personaggio, andare a cercare, perché non è tanto la tecnica del teatro, del cinema, ma costruisci e trovi la tua verità all'interno di un personaggio, c'è un percorso da seguire, cioè, poi c'è anche chi nasce imparato, chi nasce con un talento e un istinto fortissimi e allora deve solo tra virgolette imparare il mestiere, però è una percentuale minima, perché gli altri invece devono fare. Il signore non ce n'è poi così tanti. Lorenzo, le tavolacce o la telecamera o altre cose rispetto al doppiaggio aiutano o si può direttamente arrivare a fare il doppiaggio? Anche qua, termine che hai usato, noi siamo in simbiosi, secondo me, su certe cose. D'altronde io e te non possiamo non essere in simbiosi, eh? Abbiamo una simbiosi che ci nasce proprio dai ruoli anche. Hai ragione. Una persona per me molto importante, che mi ha insegnato molto a livello artistico, mi ha sempre detto che se te la cavi calcando gli assi del palcoscenico, poi puoi fare tutto quello che ti pare, ma senza quel passaggio iniziale, senza quella BC, è come imparare a contare partendo dal 4, dal 5. È vero. Dopodiché, se c'è un talento, non è che lo devi irregimentare nei tuoi concetti per come la pensi, però in linea di massima il mio pensiero è questo. Alessandro da Siracusa ha mandato il suo controselfie al 328-79-48-796. Come l'ha mandato Carlo, che è a Limone Piemonte, e salutiamo, e ha una bella collezione di manga, vedo qua sotto, Naruto, Dr. Slump, Yu-Gi-Oh, ce n'ha veramente tanti. Lui è Davide da Cepagatti, è stato lui a indovinare, mi sembra, il pezzo di Kenshiro di Lorenzo. E poi abbiamo Paolo da Omegna, Lago d'Orta, che non sapevo minimamente dove fosse, l'ho imparato grazie ai nostri ospiti e amici che stanno sempre a radio, che vengono sempre qui su Radio Cigliano. Allora andiamo avanti sempre con le canzoni, ci sbrighiamo un po' con le canzoni per non lasciarle indietro, perché almeno quelle le voglio mettere veramente tutte. U2 o U2, diciamoli come volete dirli, tanto la loro musica e la loro espressione massima artistica che danno di massimi artisti veramente non cambia. Questo è One ed è il terzo pezzo portato da Lorenzo Scattorin oggi a Dopo Cena Con. Vi ricordo che se andate su YouTube potete iscrivervi al canale Radio Cigliano di YouTube e in quel caso potrete vedere la diretta anche su YouTube, quindi mi raccomando fatelo, perché è una maniera in più per essere insieme. Spread the voice, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se vi piace la maniera in cui facciamo radio e in cui continuiamo a fare radio autopromossa, autofinanziata e soprattutto grazie al vostro gradimento. Più siete, più ci divertiamo e più le serate passano in armonia. 23.07 in diretta su Radio Cigliano, Dopo Cena con Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorini e Pietro Ubaldi. Tocca a Emanuela il suo ultimo pezzo, che ovviamente so qual è, lo so, quindi ti lascio. È l'ultimo rimasto. Posso lasciare la telecamera per presentarlo. Allora, io l'ho scelta, è una donna, perché è una grande voce, una grande artista, la stimo tantissimo,
E però mi colpisce il fatto che in una, diciamo, in un'era moderna in cui molte volte l'apparire, il look, l'immagine di un personaggio a volte è più importante della sostanza, lei invece ha dimostrato che se c'è la sostanza puoi anche fare a meno di apparire. Questa cosa mi piace molto. Bella. E poi è successo questo fatto che qualche anno fa le hanno chiesto di fare una canzone, un pezzo per un film d'animazione, e lei ha risposto con entusiasmo, ha fatto questa canzone bellissima. E tra l'altro hanno creato nel film d'animazione un personaggio che praticamente era la sua fotocopia, e questa cosa è stata bellissima. Siccome ovviamente dell'edizione italiana di questo film d'animazione ero io la voce principale, protagonista come doppiatrice, non so, un po' per, sai, per la transizione, un po' per, sì, sai, i sette gradi di separazione, cioè se io ero la voce del personaggio, lei ha lavorato col personaggio, io ho lavorato con lei, quindi questa cosa mi piace molto, me la fa sentire molto vicina. E allora andiamocela ad ascoltare, l'ultimo pezzo che Emanuela Pacotto porta alla vostra attenzione oggi, ed è un pezzo strepitoso, siamo nel 2013. 14, la canzone si chiama Chandelier e signore e signori abbiamo Sia su Radio Cigliano. Bella, bella, questo è un bellissimo pezzo di Sia, veramente bello. Allora c'è una domandona da Alberto dalla provincia di Verona, un saluto a tutti gli ospiti. La mia curiosità era, oggi ci sono tanti giovani che fanno la spola a Milano-Roma, lavorativamente parlando, voi consigliate questo continuo avanti e indietro, parecchio impegnativo, il viaggio è scomodo, costa soldi, o consigliate di puntare su una delle due piazze e concentrarsi su quella? E se nella vostra adolescenza, un po' come il questionario di Proust, aveste avuto i mezzi che ci sono oggi, avreste prediletto anche voi di lavorare su entrambi i fronti o rifareste il percorso che avete fatto? Pietro? Diciamo che io ho cominciato a scendere, venire a Roma quando ho avuto, sono venuto perché avevo vinto il premio Voci nell'Ombra, eccetera eccetera. Il mio personaggio faceva due puntate, era un personaggio in due puntate di Scrubs, e la casa per cui doppiavo aveva in mano le cose della Disney, mi hanno fatto fare il provino e ho cominciato a fare Barbossa e mi è piaciuto moltissimo, per me era la prima volta che facevo un prodotto film di quella portata, un blockbuster con un grande attore eccetera eccetera. Doppiare le cose belle, umane o meno, mi piace tantissimo. Venire a Roma ho trovato delle persone fantastiche, un modo bello e giusto di lavorare, un rispetto per il doppiaggio, per il lavoro, per le persone, eccetera, eccetera. Io però ci sono venuto un po' grandicello, per cui trasferirmi ormai no, nel senso che io sono molto legato a Milano, però venire giù anche sacrificandomi, anche spendendo soldi, come dici tu, eccetera, eccetera, e dedicando tempo, lo faccio perché comunque mi piace, se mi chiamano per una bella cosa ci vengo molto volentieri. Certo. Dopodiché io, avendo una certa età, una madre di una certa età, e che viviamo insieme, non ho voglia di lasciarla da sola. Per giustamente. Cui per me il problema è Lorenzo. Lorenzo, tu che ne dici? Io, a differenza di Pietro, ho cominciato solo una decina d'anni fa a fare avanti e indietro. Avevo avuto un'esperienza, ero sceso per fare un personaggio, un gondoliere veneziano in un film del 2003. Giustamente si erano rivolti a me che ho sangue, per metà almeno, Giuliano nelle vene, e dove puntare, questo, cioè, dipende da quello che uno vuole fare. Il fatto di fare avanti e indietro a me personalmente non pesa assolutamente, io ho bisogno di cambiare, io ho bisogno di respirare ogni volta aria buona, aria diversa, ho bisogno di rinfrescare le orecchie, ho bisogno di tutto questo per ogni volta refresciare il cervello, sentirmi libero, bene, in pace con me stesso, e quindi per poter cercare di rendere nel modo migliore. Io non ho consigli da questo punto di vista, se uno può che lo faccia, se uno punta in questo momento, chiaramente uno avesse più voglia di cimentarsi nell'ambito del cinema, è chiaro che Roma è la città preposta, non ci sono discussioni, però, viceversa, insomma, se ha voglia anche di provare, si può anche fare su Milano. Aspetta un attimo che devo, sì, devo disannunciare un attimo.
Sia Chandelier è l'ultimo pezzo che Emanuela Pacotto ha portato questa sera. I quattro pezzi li avete ascoltati e potete esservi fatti come me la sono fatta io. Una bella idea di Emanuela anche in musica, oltre alla bella idea che ci stiamo facendo dei nostri amici questa sera qui a Dopo Cena con. Nei fuori onda hanno già risposto alcuni dei nostri amici, c'è la risposta di Emanuela. Roma, Milano, spostamento, andare su, giù, prendere treni, costano molto, ci si sposta o ci si focalizza se uno vuole cominciare questo lavoro? Ma come diceva Lorenzo, sono percorsi personali, nel senso che io ho avuto delle bellissime esperienze, sono scesa a Roma, tra l'altro con te Pietro, per i primi film dei Pokémon, li abbiamo fatti a Roma, con in direzione Carlo Valli, è stata un'esperienza bellissima. I primi film di Barbie li ho doppiati su Roma, poi un po' per mancanza di tempo, insomma, io adesso lavoro praticamente a Milano, però non ci sono consigli. Poi sai, magari voglio dire, uno abita, che ne so, a Bari, come piazza, magari è più vicina a Roma, però nel senso è un po' la vita dove ti porta. Sono d'accordo con Lorenzo che tu vai dove stai bene e quindi i viaggi, i soldi sono cose, sfumature collaterali, nel senso che non, se tu sei felice, hai soddisfazione del tuo lavoro, delle tue esperienze, non sono i chilometri, non è la fatica, non è una città piuttosto che un'altra, vai. È vai vero. Perché ti dà soddisfazione, perché ti arricchisce, perché è importante. Perché poi noi siamo Roma e Milano, ma se uno è nato in provincia di Ragusa, probabilmente dovrà spostarsi per andare in un altro, per andare a lavorare nel nostro campo. A Ragusa non si doppia. E quindi noi abbiamo la fortuna di poter essere abbastanza stanziali nella nostra città. Però poi gli attori cambiano città, tutti, tanti hanno cambiato. Anche in città come Torino, come Firenze, dove comunque si recita, però poi si cambia, si vanno. Poi ricordiamoci che fino a poco tempo fa, adesso è difficile fare teatro, ma fino a poco tempo fa la tournée era parte integrante dell'essere attore, cioè stavi fuori mesi e mesi scavalcando montagne, facendo da Bergamo a Gela nel giro di 24 ore, che dici come si fa? Se fa, e poi se fa. Quindi insomma sta un po' nel nostro DNA. Io metto l'ultimo pezzo di Pietro e ti lascio la telecamera per dire ai nostri amici perché l'hai portato. Dunque, tu mi dicevi che era come colonna sonora usato in un film. Sì. Comunque è un pezzo di Offenbach, tratto credo dai racconti di Hoffman, La Barcarola, ed è un pezzo di una dolcezza infinita. Mi piace tantissimo le due voci femminili che si fondono. Tra l'altro ero indeciso se mettere questo oppure L'Acme, che credo sia di Delib, che è un altro pezzo che ti manda un pochettino. E quindi diciamo questa è la parte classica di Pietro Ubaldi, vero? La parte di musica classica. E devo dire sarebbe ampia più, però. Allora, la Barcarola di Offenbach, la Barcarola di Offenbach è stata fatta tante volte, ma è stata fatta anche da un illustre premio Oscar, Nicola Piovani, nella colonna sonora della Vita è bella, per cui ha preso l'Oscar nel 99, a questo pezzo, la Barcarola. Lo ascoltiamo su Radio Cigliano. Barcarola, Barcarol o come volete voi. Allora, io c'è un nostro amico Luigi che si strappa le vesti se dice puoi far parlare Emanuela con la voce della professoressa Sprite? Ma nel videogioco di Harry Potter. Sì, perché dice ogni volta. Non mi ricordo neanche come l'avevo fatta. Dice ogni volta che gioco a Harry Potter la sua voce mi spezza. Quindi veramente si strappa le vesti se non glielo fai. Guarda, il problema è che veramente non mi ricordo come l'avevo fatta. Succede, se l'avevo fatta molto antipatichina, cioè mi raccomando, studenti, fate bene queste. Cioè, non so se l'avevo fatta un po' così o se era caratterizzata, non ne ho la più pallida idea. Però ti prego assolutamente non strapparti le vesti, non mi sembra il caso, tesoro. Mentre invece Ricky da Verona ti ha incontrato, Pietro, a una manifestazione ovviamente, e si è fatto un selfie insieme a te.
E questo è Ricky. Qui abbiamo Luigi da Trani, andate a seguire anche i suoi siti perché ce ne sono tanti, fa il non solo trash su YouTube, commenta i film, purtroppo non può commentare un tubo adesso perché i film non ci sono, i film cinema non escono, però ci sono tanti commenti. Oh, lui è Davide da Lillehammer in Norvegia e ci sta seguendo dalla Norvegia, da Lillehammer, quindi grazie di essere con noi e grazie della, del tempo che perdi con noi. Lei è Vale che chiede, aspetta, però a chi lo chiede? Chi è che fa questo personaggio di voi? A Lorenzo. Lorenzo. C'è scritto un pippone e dice se glielo puoi leggere, non so se lo leggi però perché è molto piccolo credo. Lo riesci a leggere? Io sono sempre stato un essere molto generoso e comprensivo. Tuttavia c'è una cosa che non posso assolutamente tollerare. Proprio no, mi dispiace. L'arroganza di coloro i quali non mostrano per me il rispetto che mi si deve. Vai, bravo! Anche l'occhio di falco c'hai, veramente. Io non lo riesco a leggere qua che ce l'ho perfetto. Figurati te che lo vedi attraverso Skype. Veramente un disastro. Mandate i vostri controselfie sempre al 328-7948-796. Abbiamo un minuto, è il momento di produrre il selfie di giornata. Voi direte, ma noi siamo a Milano, via Skype. Come facciamo a fare un selfie insieme? Sapete come si fa? Ve lo dico io. Eccolo qua, io adesso ve lo faccio vedere anche dalla telecamera alta. Guardate in macchina, cioè guardate nella telecamera del vostro dispositivo, perché ne faccio due e questo è il numero uno e questo è il numero due. Li abbiamo fatti, sono prodotti, potete averli mandando il vostro, anche solo un ciao, non c'è bisogno di esporvi, di metterci la faccia come ce la stiamo mettendo noi, al 328-7948-796. Allora, continuo con i controselfie perché altrimenti veramente non ne usciamo, anche perché c'ho solo 30 secondi. Buonasera a tutti gli ospiti, i doppiaggi che mi hanno accompagnato nella mia infanzia, per Emanuela Pacotto, voce di Bulma, Nami, Sakura e Jessie, Lorenzo Scattorin, Sanji, Lord Verus, Obirus, All Might, Anzo, Pietro Baldi, Doraemon, Patrick e Reinhardt. A tutti voi posso dire soltanto un'unica parola: grazie. E noi ringraziamo te per la per queste belle parole che ci stai dicendo, che sono veramente eccezionali. Vado a disannunciare il brano. La Barcarola o Barcarolle di Offenbach, reinterpretata da Nicola Piovani, è l'ultimo pezzo che Pietro Ubaldi porta alla vostra attenzione, alla vostra sensibilità e alle nostre orecchie di tutti quanti noi a Dopo Cena Con, oggi che è il 7 maggio 2020. Se non è il 7 maggio 2020, non è che Cigliana è impazzito, è che state guardando una replica. E allora a questo punto condividetela anche se siete su Facebook, perché anche postumo il like e la condivisione vanno bene. Oppure semplicemente andate a iscrivervi al canale YouTube Radio Cigliano, dove troverete in HD, questo lo dovrò sistemare perché ha avuto quella interruzione, ma ce l'ho tutto registrato, lo posso mettere tutto quanto. Andate a vedere anche il canale YouTube, su Instagram segnatevi su Instagram di Radio Cigliano e scaricate l'app Radio Cigliano per iOS e Android sul vostro telefonino. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, radio del doppiaggio e dei doppiatori italiani sempre in tasca con voi. E se avete il wifi non costa niente e non ha pubblicità, meglio di così, non so, veramente. Mi devo dal Liban e mi dovete dal Liban e vi do dei soldi, cioè altro non posso fare, veramente è il massimo. Ultimo pezzo di Lorenzo, vabbè, se so pezzi da 90 questo è da 180, perché l'hai portato Lorenzo? Ovviamente numero 2 perché tra i tanti che in quel periodo, i tanti, quei brani che in quel periodo ascoltavo, questo è quello che ho decisamente sfondato in termini di numero di volte per cui l'ho ascoltato, ed è un brano che mi ha accompagnato durante l'attesa della nascita di mio figlio. Ah, ma che bello! E allora ce l'andiamo ad ascoltare, perché l'attesa della nascita del figlio non l'ha fatta con Whitney Houston come l'ho fatta io, capito? L'ha fatta col boss, che insomma gli è da giù anche parecchio. Qui è un po' più calmo, diciamo, è una ballad del grande Bruce Springsteen del 1975 e ci ascoltiamo come ultimo disco di oggi su Radio Cigliano, Thunder Road. Sentite che meraviglia. Bello, 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 bello. Allora, la vostra estrazione musicale, Emanuela, da dove attingi tu musicalmente? Le tue radici musicali dove sono? Non ce le ho, perché io, figurati, sono partita da bambina cantando in un coro, quindi figurati, canzoni milanesi, regionali, canzoni per bambini.
Poi un po' come Pietro, ho cominciato con le canzoni dei musical, perché stai studiando canto, allora cominci a cantare Somewhere, piuttosto se proprio arrivi dai musical classici. Poi però, cioè, YouTube, ascolto molto così, cose varie, un po' random, nella rete. Un po' random, diciamo. Sì. Un po' random, ho capito. Poi vai a periodi, magari scopri un film, quelle cose, vai a seguire quella colonna sonora, magari scopri un cantante, vai a vedere... E vai un po', io sono molto a periodi della mia vita. Lorenzo, da dove nasce la tua musica? Quali sono le tue basi musicali? Io non credo di averne una in particolare. Io adoro le colonne sonore dei film, quello sì. Per cui diciamo che la maggior parte delle mie ricerche si basa su quello. Insomma, magari vedo un film, quindi oggigiorno è molto più facile, vado subito a cercarmi la colonna sonora, se possibile me la scarico, ma non ho avuto nessun tipo di indottrinamento particolare. Okay. Se non probabilmente il fatto di sentire, sì, se andavo a casa di amici quando andavo a scuola e sentivo, c'era sul disco piuttosto che il CD, se già c'era il periodo del CD o la musicassetta, sentivo qualcosa mi piaceva o in radio, allora mi interessavo, cominciavo a interessarmi, ampliavo il mio bagaglio di conoscenze. Siamo un po' antichi, eh? Pensa che abbiamo conosciuto il vinile, sì. Noi, pensa che cosa antica, la cosa sembra veramente la macchina a manovella, una cosa pazzesca. È come doppiare all'Egio in più di una persona, è la stessa cosa. Esattamente, è modernariato del doppiaggio, doppiare tutti quanti insieme, veramente modernariato. E mentre Sasha ti fa, Lorenzo, un grandissimo complimento e tanto di cappello per il doppiaggio di Omar Sy in Samba e Ryan Reynolds in The Captive Scomparsa, dice che è una grande prestazione. Quali sono le tue basi musicali, Pietro? Dove attingi musica? Da bambino mi piaceva fare le imitazioni degli attori e dei cantanti, per cui quelle cose di cantare mi è sempre piaciuto, e le canzoni dei cartoni animati, e poi ho fatto, come ti dico, per un po' di tempo il cantante lirico, cioè ho studiato da cantante lirico e mi piaceva molto. Poi, siccome dovevo scegliere tra fare una cosa o fare un'altra, dalla lirica, che rimaneva un mondo non frequentandolo dentro e non crescendo dentro, e diventava un pochettino più lontano, i musical che univano canto e teatro. E poi da quando faccio lezioni di canto con questa mia amica bravissima insegnante, mi dà delle cose moderne, mi dà di tutto da fare, tutto lontanissimo da me. E l'idea... però mi piace. Però è bello, perché cimentarsi su qualcosa che pensi che sia lontano da te è il massimo, no? È come quando è come quando interpreti un ruolo e dici, madonna, io questo non lo saprò fare mai, e poi lo fai, perché comunque riesci a entrargli negli occhi, ma il primo impatto è, ma io questo non lo so fa, non è il mio pane, veramente. Puoi dire a Lorenzo Scattorin che per me è un mito, il doppiatore italiano maschile più bravo, da Kenshiro a Sanji, interpreta i personaggi in maniera meravigliosa, e te lo dice Rocco, che fa però anche tanti complimenti a miti della sua infanzia, che sono Manuela e Pietro. Mentre invece abbiamo ancora dei controselfie, però devo andarmi a prendere i nomi, perché altrimenti faccio delle figure di merda, come dicono. Allora, Antonello e Annalisa da Scoppito l'Aquila dicono, no vabbè, questa è una delle serate più belle che abbiamo passato a Radio Cigliano, e noi siamo contenti di avervela fornita, veramente. Grazie insieme ad Alessio Cigliano. Insieme ai nostri amici che sono qui, certo, in diretta. Vado a disannunciare il disco, un attimo di pazienza. Thunder Road, Bruce Springsteen, ultimo pezzo di questa sera, musicale. Chi è in radio li ha sentiti puliti e ha potuto godere appieno della musica che hanno portato alle nostre orecchie questa sera Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi, che sono veramente i mattatori indiscussi di questa sera. E posso fare mia una cosa che leggo in molti commenti qua, che purtroppo, ragazzi, temo di... forse è la prima volta che non riesco a mandare. Ho 65 controselfie da mandare, facciamo mezzanotte e un quarto, quindi vi prego di perdonarmi, magari ne mando un altro paio presi al volo, come per esempio quello di Francesco da Milano, che era già pronto qui, come quello di Francesco da Barletta, ma lui è un sanitario, sta a Mestre, uno di quelli che si sta facendo un culo così in questo momento. Bravo. E che stanno, che sono i nostri... Bravo. Eroi, veramente bravissimo, eccezionale veramente. Quindi perdonatemi se questa sera è andata così, ma ci sono tre ospiti. C'è un nostro amico nella chat che si chiama Danilo, se non ricordo male, che mi ricorda
di ricordarvi una cosa. Vedete questo spazio accanto a me, ampio? È un ampio spazio che è solitario, così, brutto, sguarnito. Non mi piace in questa maniera, mi piace riempirlo con i miei amici e soprattutto i miei colleghi, le persone che stimo come stimo voi, ragazzi. E allora io vi faccio formalmente, davanti a tutto il pubblico di Radio Cigliano, l'invito a tornare in radio quando si potrà, ovviamente, di persona. Ci pigliamo bene i tempi, perché voi dovete venire da Milano ed è complicatissimo, ma ci pigliamo bene i tempi, un giovedì sera, un dopo cena con, insieme a voi, insieme a tutti quanti, per rifarla e per, però, questa volta poterci parlare guardandoci negli occhi, quando poter mettere, abbracciare qua Emanuela che mi starà accanto, scusatemi Lorenzo e Pietro, ma sicuramente Emanuela che mi starà accanto, sarà sicuramente più bello che guardarsi negli occhi, però è stato bello anche questa sera. E un'ultima domanda prima di andare a chiudere, Emanuela, ma se tu non avessi fatto l'attrice, se non avessi fatto la doppiatrice, ora che cosa staresti facendo tu? Sai, la risposta è anche quella, ma cioè io ho fatto l'attore e l'attrice perché non avrei potuto fare nient'altro. Però se proprio, non lo so, avrei potuto fare la giardiniera forse. Bello, mi piace molto. E Lorenzo, tu che cosa faresti adesso se non fossi attore? Guarda, io ho passato una buona parte della mia gioventù sentendo mia madre che mi ripeteva: cosa vuoi fare da grande? Non ti vuoi trovare una professione, un lavoro onesto? Per cui ogni volta vivevo di questo brivido, non me lo domando, non lo so. Non lo sai. Non lo so. Pietro, tu lo sai che cosa avresti fatto? Teoricamente sì, nel senso che io ero il primo maschio dopo tre cugine femmine, mia sorella, mio nonno aveva una fabbrica, faceva motori marini, e io sarei dovuto entrare in fabbrica. E per cui ci teneva molto, ma io poi ho scoperto altre strade, altri giri. È giusto. Comunque, a chi di voi non è stato detto, ma quando vai, quando ti trovi un lavoro vero? Perché c'è stato detto a tutti questa cosa, a tutti quanti, veramente. Che lavoro fai, attore, cantante? No, che lavoro! Sì, infatti. No, no, ma questo mi è stato detto anche da mio padre. Però un giorno arrivai da mio padre con un assegno. E mio padre mi disse: e questo che cos'è? Sai papà, lavorerei, quindi sarebbe i soldi che ho guadagnato nell'ultimo periodo. Ah, ma allora ci guadagni con questo lavoro. Da quel momento non me l'ha detto più, però finché non gli ho portato quell'assegno era: ma tu perché pensi, allora vabbè sì, fai questa cosa. Mio padre era avvocato, però eravamo nel suo studio, mi diceva: vedi, questo è il tuo studio, sarà il tuo studio. Emanuela, mare o montagna? Mare. Lorenzo, mare o montagna? Mare. Pietro, mare o montagna? Tutte e due. Pietro, gastronomicamente, primi o secondi? No, tutto. Mangio un casino. Tutto. Emanuela, primi o secondi? Primi. E Lorenzo, primi o secondi? Primi. E Lorenzo, il tuo primo preferito, qual è? Trovane uno. Spaghetti fatti in qualunque forma, matriciana, arrabbiata, aglio e peperoncino, spaghetti col pomodoro, spaghetti. Pietro, qual è il tuo piatto preferito? Scegliene uno. Tortellini in brodo. Boni. Emanuela, qual è il tuo piatto preferito? La pizza. Beh, vabbè, questi sono dei classici che però non ci stanno veramente male e sono una favola. Signori, io vi devo, veramente sono mortificato. Emanuele da Castellania, in provincia in Piemonte, con la cuffia ci sta seguendo da Gamer, ma è l'ultimo che ho preparato, non ne ho altri, dovrei preparare gli altri, e invece dobbiamo andare a disannunciare la puntata e poi vi devo dare la sola di giornata, di cui non vi ho minimamente parlato. E adesso voglio sapere chi è di voi che la prende per primo, perché è svantaggiato. Non Pietro, perché a Pietro gliela devo chiedere particolare. Chi di voi la prende per primo? È una sola, come cavaliere la prenderò io. La prende Lorenzo, ok, la prende Lorenzo. Allora, permettetemi di leggere i titoli di coda della puntata di oggi. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la graditissima partecipazione di Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e Pietro Ubaldi. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e
Voxil voce gola e con l'amichevole collaborazione di roba da doppiatori e voci animate. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano. Sabato torniamo, se prima eravamo in due. Succederà una cosa particolare che non facciamo da un po' di tempo a questa parte. La scoprirete se alle 15 sarete insieme a noi. E insieme a noi ci saranno anche Ubaldo, Umberto Sansovini, cantante di Ostia, e Marco Lorenzetti, disegnatore di Ancona, che ci farà un disegno in diretta e scopriremo che cosa sarà. Insieme ovviamente ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Noi torniamo con Dopo Cena Con giovedì prossimo alle 21 in diretta su Radio Cigliano. Come la settimana prossima, non ho la come la settimana scorsa, non ho la minima idea di chi ci sarà veramente, lo saprete restando su Radio Cigliano e facendoci compagnia. Io ringrazio Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorini e Pietro Ubaldi per essere stati con noi e per la bella trasmissione che abbiamo fatto. Oh, sta casa aspetta a voi, come si dice, non lo so fare in napoletano, ma questo studio aspetta a voi, siete i benvenuti quando vorrete tornare, ovviamente. E quindi a questo punto io devo dare la sola di giornata. Lorenzo Scattorin, chiudi la puntata. Beh, non sapevo che cosa aspettarmi da questa esperienza, perché era la prima volta. È stato un piacere stare in compagnia di tutti quanti, anche se noi in effetti non abbiamo visto nessuno, sono loro che hanno visto noi. E a questo punto, come diceva un mio collega tanto tempo fa, che in trasferta non voleva, le prime volte si vergognava, gli autografi, le foto, parlare col pubblico eccetera, una volta finita la trasferta ha cominciato a dire: ma io da domani che faccio? Ecco, io ho la stessa sensazione. Buonanotte Emanuela Pacotto, chiudi la puntata. Beh, Alessio, grazie dell'invito. È incredibile, perché non ci si vedeva con Lorenzo, con Pietro, ormai da un sacco di giorni, perché questa quarantena insomma ci ha tenuto distanti, ma tu hai fatto questo miracolo. Io non sono una super tecnologica, non amo particolarmente la tecnologia, i social, le cose, però quando ci permettono di essere così vicini, di divertirci insieme, di far compagnia e divertire anche tutti quelli che da casa ci seguono, credo che veramente la tecnologia sia un grande regalo, un grande dono, e quindi sono felice di aver fatto parte di questa serata con voi. Grazie. E mentre voglio almeno far vedere la foto del piccolo Samuele, che è giusto che abbia la foto. Stupendo. In chiusura di puntata, con sto carotone in mano e la macchinetta, sei veramente eccezionale, Samuele. E Pietro Ubaldi, la dedica che ti chiedono è questa: di chiudere la puntata come farebbe Doraemon. Pietro è morto, non ci posso credere, no, non ci posso credere, aspettate, sta tornando, aspettate che torna. È tornato? Eccolo, perché sei tornato, sì. Pietro ti ha tirato la sola, capito? Me l'ha tirata lui, riaccendi il video. No, non ti vediamo, riaccendi il video, Pietro. Madonna mia, che puntata funesta questa, funestata da tutti i problemi tecnici, non lo so che è successo. Eccolo qua, è tornato. Allora Pietro, per chiudere la puntata, il nostro amico, che non mi ricordo come si chiama, però ti chiede di chiudere la trasmissione, di chiudere la puntata come farebbe Doraemon. Caspita ragazzi, questi ciuschi non li conosciamo neanche nel futuro. Ci hanno permesso di stare tutti insieme e adesso vorrei trovare un bel ciuschi nel gattopone per far guarire tutti di botto e tutti insieme. Basta con lo studio! Tutti al mare, in montagna, tutti ad abbracciarci e a schizzarci addosso. Ciao! Grande Pietro. Signore e signori, posso solo chiudere la puntata, gli appuntamenti li conoscete, grazie ai nostri amici e grazie a voi che siete stati con noi fino alle 23:37. Un abbraccio, a presto, ciao! Grazie Alessio, ciao a tutti. Ciao Ale. Ciao. Grazie. Ciao Manu, ciao Loren. E pensate, ciao, che ragazzi, sia finita? No, non è finita, perché i nostri amici di Facebook hanno diritto e di YouTube a un saluto ulteriore che gli facciamo in questa maniera. Semplice, semplice. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi e ai prossimi appuntamenti su Radio Cigliano. Grazie Emanuela, grazie Lorenzo, grazie Pietro. Un abbraccio, ciao. Grazie a te, grazie mille. Ciao Vale.